Gentili signore e signori, è con vivo piacere che vi porgo un cordiale buon pomeriggio a questo sesto appuntamento di aperture che l'Università degli Studi di Udine, il Comune di Udine e con il sostegno della Fondazione Krupp organizza. Il tema di questa sera è particolarmente significativo e stimolante. Prende lo spunto dalla pubblicazione di un libro dell'onorevole Luigi Berlinguer, Ricreazione, una scuola di qualità per tutti e per ciascuno. Desidero inizialmente ringraziare anche personalmente l'onorevole Berlinguer per aver accettato questo invito, perché la sua presenza qui a Udine ci fa grande onore. Come ringrazio anche immediatamente il dottor Greco che presenterà l'opera, perché è un grandissimo, grandissimo, ribadisco, divulgatore scientifico che io conosco almeno con i suoi scritti da molto tempo e che oggi finalmente ho formalizzato un'amicizia anche personale. Grazie Pietro. Bene, io prima di introdurre il tema e gli autori invito il sindaco di Udine, professor Furio Onsel, che ringrazio, di portarci i saluti della cittadinanza. Prego Furio. Buon pomeriggio, per me è di grandissima soddisfazione poter essere qui alla Scuola Superiore, soprattutto appunto con una personalità come l'onorevole Luigi Berlinguer, che io conobbi appunto quando era ministro, fu uno dei, per me, ispiratori di quel processo di presa di coscienza dell'importanza dell'università, della quale anch'io poi quando divenni rettore cercai di diventare interprete. Nel nostro paese rare volte ci sono stati dei momenti dove era così forte la consapevolezza dell'importanza dell'alfabetizzazione generalizzata della cultura come quando appunto l'onorevole Berlinguer era ministro. Questa riforma, cioè col coraggio, no? Adesso tutti quelli che si siedono, diciamo, in quella su quella sedia, no, fanno delle riforme, adesso tutti fanno le riforme, ma un tempo non era così. Cioè, la riforma Berlinguer fu appunto una di quelle che segnarono, a mio avviso, aprirono proprio le porte alla possibilità di innovare, di portare l'innovazione didattica, di portare qui tra l'altro c'è anche la professoressa Michelini, grande appunto all'epoca appunto anche così seguace di questo filone, no, dell'orientamento, di un orientamento innovativo, la continuità, insomma le grandi idee sulle quali si è costruita, io credo, l'idea moderna di università, la parte migliore, nascono in quella fase. Cioè, l'orientamento, l'assenza di fratture, l'innovazione, i percorsi, il far sì che non ci sia questa marea di fuoricorso, no? o di abbandoni, che in qualche modo tutti abbiano il diritto di avere uno dei grandi diritti, di avere un percorso universitario compiuto. Perché prima invece l'università faceva dei percorsi universitari spezzati, perché erano solo per quelli che se lo potevano permettere o per vari motivi di completare. Invece appunto Berlinguer fu uno di quelli che insegnò anche questo diritto fondamentale, che se si va appunto all'università poi bisogna in qualche modo essere messi nelle condizioni di compiere un percorso. Molto adesso ovviamente di questo credo per chi opera all'università è scontato, non si riesce nemmeno a immaginare un'università diversa da questa che abbiamo, ma invece questi passaggi io credo furono epocali e per tanti versi come sempre sono le ottime idee, ancora non sono stati perfettamente concretati, e questo diciamo è un understatement, perché sì, penso che ci sia ancora molto, molto da fare. Perciò averlo qui, il fatto che viene spesso, posso vantarmi di questo, l'onorevole Berlinguer, viene spesso qui a Udine, mi fa molto piacere anche in questa iniziativa che, come è stato ricordato, vede anche il Comune, c'è qui anche l'assessore alla cultura,
Federico Pirone, che appunto è stato anche allievo di questo edificio della Scuola Superiore, che oggi è nella sede della Scuola Superiore, ed è uno di questi percorsi anche così di innovazione pedagogica che la nostra università ha avviato. Io di Berlinguer penso di citarla giusta, ma adesso non vorrei confermare. C'è una frase, no, che spessissimo mi ha ispirato, ma io credo che sia tua, poi se non lo è, però comunque l'avresti potuta dire tu. Dice: se arrivasse appunto un uomo, no, cioè un Rip Van Winkle del, no, moderno, che ha dormito per un secolo, no, probabilmente perderebbe la testa guardando appunto la gente con i cellulari, guardando le automobili, guardando come sono fatte le nostre vite, le nostre quotidianità. C'è un unico luogo, no, spesso, che l'hai detta te, vero? C'è magari nel libro, sì. C'è questa, l'hai detta te, no, che per me è sempre stata emblematica. Prego. Sì. Quindi, no. Per me è sempre stato ispirato. C'è un unico luogo dove questo Rip Van Winkle non gli sembrerebbe di ritrovarsi lì dove si era addormentato 100-150 anni prima, e questo appunto è proprio questo, è forse per tanti aspetti il punto di partenza di tutte le riforme. E io ho incontrato l'onorevole Berlinguer in tanti contesti, infatti la prima domanda che gli ho fatto è come sta andando il suo percorso sulla promozione dell'educazione musicale, no? Perché anche questo, forse ne parlerai anche nel libro, però diciamo anche questo, avere questa dimensione psicofisica, no? Cognitivo, fisica, che è la musica, no? Questa dimensione nelle scuole anch'essa è molto, molto importante. Questo è giusto per toccare due o tre punti che così appartengono alla storia, io credo, dell'università. Quindi la mia, diciamo, oltre un saluto, una piccola testimonianza di profonda anche riconoscenza per quello che lui ha fatto. E io, come appunto sindaco, quindi sono molto, molto lieto di averlo qui. E come docente universitario, ma anche e soprattutto come cittadino italiano, gli sono molto riconoscente per l'impegno che ha sempre messo per il progresso del nostro paese. Grazie e buon ascolto. Grazie signor sindaco. Veniamo ora ai saluti istituzionali interni all'Accademia e cedo la parola al magnifico rettore, professor Alberto Felicio De Toni. Prego. Bene, bentrovati a tutti. Io sono molto orgoglioso e onorato oggi di ospitare la presentazione del libro di Luigi Berlinguer. Lo facciamo in questa sede che è la Scuola Superiore del nostro Ateneo. Anzi, voglio ringraziare il professor Furio Onsel, che non solo è stato allievo della Normale, ma ha fortemente voluto come rettore questa scuola. Sappiate che pochi Atenei hanno delle scuole superiori. Non sono nemmeno una decina gli Atenei che ce l'hanno, e noi abbiamo anche tutte le carte in regola adesso per accreditarla, e quindi cercheremo di sostenerla con tutte le forze che abbiamo. Voglio ringraziare il professor Vianello che porta avanti da un anno questa serie di incontri seminariali che facciamo con docenti, non docenti, cioè cerchiamo di prendere il meglio dei contributi che sviluppano la cultura e che danno un contributo al nostro paese. Io voglio ringraziare anche qui Pietro Greco, io l'ho invitato anni fa a alla prima edizione di Innovation, e lo invitai perché avevo avuto modo di leggere le cose che scrive. Io, tra i tanti libri che ha fatto anche di divulgazione scientifica, ne ricordo uno che a me è rimasto molto, che si chiama Evoluzioni, è un libro che cerca di raccontare l'evoluzione del mondo, prima diciamo nel mondo fisico, poi nel mondo biologico, poi in quello sociale. Insomma, un libro che mi ha molto colpito, e infatti oggi quando Luigi Berlinguer ha accettato di venire qua da noi, ho chiesto proprio a Pietro Greco di venire, perché Pietro Greco credo sia uno delle figure più qualificate che abbiamo oggi nel giornalismo scientifico e divulgativo in Italia.
Voglio anche ringraziare la Marisa, professoressa Marisa Michelini e la dottoressa Missena che abbiamo qua in fianco, perché da sempre seguono il professor Berlinguer nelle attività scolastiche, quindi le ho volute qui in fianco a me anche sul suo espresso desiderio. E abbiamo approfittato della presenza di Luigi perché insomma, ci sia l'occasione che possa interagire con tutto il mondo scolastico e universitario. E, ringrazio, abbiamo un'aula piena, ci sono ex presidi, professori, delegati, presidi delle scuole superiori, cioè professori, cioè siamo qui del mondo scolastico universitario. E lo dico a Luigi, noi da un anno abbiamo attivato un tavolo di raccordo scuole università dove ci incontriamo per parlare finalmente di un progetto di filiera scolastica. Voglio ricordare che il Friuli Venezia Giulia da sempre, con i risultati invalsi, ha uno dei sistemi educativi più efficaci, probabilmente non dipende solo dalle scuole ma anche dalla cultura diciamo territoriale, dalla tradizione. Abbiamo tra l'altro qui in regione due ITS, uno al Malignani e uno al Kennedy, cioè cerchiamo di abbiamo delle buone attività in ambito del tirocinio formativo attivo. Insomma, voglio dire a Luigi che stiamo lavorando, diciamo, nel solco di una tradizione che, come prima ricordava Furio Onsel, con Luigi Berlinguer ha avuto una grossa spinta, il superamento del ciclo unico universitario, dell'articolazione in 3 e 2, ma anche, attenzione, forse molti non lo sanno, ma lui fece approvare una legge che era quella della riforma dei cicli scolastici, per cui avevamo un ciclo di 7 anni e un ciclo poi di 5, che ahimè la Moratti poi di fatto smontò, perché non fece più regolamento applicativo, e siamo, attenzione, l'ha abrogata addirittura, ecco, e questo, attenzione, questo è stato un danno che, di cui ne subiamo le spese a distanza di oltre 10 anni, perché siamo l'unico paese dove i ragazzi escono a 19 anni anziché 18. Per la verità ce n'è uno solo, che è la Polonia, dove escono a 19, ma perché entrano un anno più tardi. Quindi siamo l'unico paese nell'Europa allargata, quindi compresa, che abbiamo i cicli. Ecco. Questo per dirvi che purtroppo le cose che non si fanno poi 10 anni dopo si ritrova ancora da farsi. E voglio chiudere ricordando il mio personale stima e affetto per Luigi. Io l'ho visto all'opera dopo che aveva fatto il ministro. Io ho avuto l'onore e l'onore di partecipare alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale, abbiamo lavorato anche con i colleghi che lavorano sul liceo, e devo dire che Luigi non era ministro, ma tutti i ministri lo ascoltavano. E voglio ricordare che è anche presidente di un istituto, no, che è per la valorizzazione della cultura scientifica e tecnologica. In realtà lui fa molto di più, lo ricordava prima Furio, della musica. Lui credo che si interessi di scuola con la S maiuscola in tutti quanti gli ambiti. Vi ricordo che siamo stati assieme a Sassari l'anno scorso, io ero appena entrato in servizio come rettore, e vi dico la verità che ha infiammato una folla di circa 500 allievi con una passione che credo che un ventenne avrebbe fatto fatica a sprigionare. Eravamo a Nuoro. Eravamo a Nuoro. Chiudo ricordandogli, quando a un certo punto è arrivata la nuova ventata di Renzi, gli ho detto: ma senti, ho detto, Luigi, come ti senti? E lui mi rispose: guarda, io non sono per la rottamazione, sono per la revisione. E quindi ve lo regalo come è arrivato. Grazie, buon lavoro. Grazie, magnifico rettore. Ora cedo la parola alla collega Marisa Michelini, delegato per la programmazione didattica e il rapporto tra scuola e università, che ci porta la sua testimonianza proprio su Luigi Berlinguer. Prego. Non posso nascondere l'emozione di essere seduta qui di fianco all'uomo grande come uomo, ma grande riconosciuto da tutti,
E mi piace elencare i grandi riconoscimenti, che sono ancora pochi, che ha ricevuto. Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nell'86, Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Scuola della Cultura e dell'Arte nell'88, Cavaliere di Grande Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 92, Grande Croce al Merito della Repubblica Federale di Germania nel 98, Legion d'Onore francese nel 2005. Ha avuto le lauree honoris causa delle Università di Toronto, di La Plaza, dell'Università di Parigi V, Descartes, l'Università di Buenos Aires e dell'Università di Roma III. Una storia di attività e responsabilità che ha toccato all'inizio solo alcune città. Sassari, nato lì, ha studiato lì e dopo aver fatto il preside di giurisprudenza è andato a Siena, dove ha curato il Dipartimento di Studi Politici e Storia Politico-Giuridica, è diventato presidente della Commissione di Ateneo e rettore dall'85 al 94, quegli anni d'oro in cui diventò quasi subito presidente della Conferenza Nazionale dei Rettori Italiani e dove diede un contributo straordinario, cambiando la faccia di alcune cose. Abbiamo ricordato prima, ad esempio, che una delle cose che lui ha cambiato è stato l'orientamento. Quando a quell'epoca io ho avuto l'onore di essere parte dei delegati che andavano alla conferenza dei rettori, c'era un pullulare di idee e di rinnovazione, ricreazione. E lui ci ha aiutato a fare un'operazione che non era mai stata fatta prima. L'orientamento era quella guida che veniva mandata a tutte le scuole, costosissima, ed era tutto là e non c'era nient'altro. In conferenza dei rettori lui ha voluto che diventasse un fatto su cui lavoravano gli Atenei e non solo gli Atenei. Ed è nato il documento del 94 sull'orientamento, che è poi stato la base di tutto un lavoro successivo sui piani triennali per lo sviluppo, che hanno fatto diventare quell'azione un'azione proattiva, positiva, di integrazione con la didattica, di responsabilità, ma lo vedremo tra un attimo. Ricordo soltanto che nel Parlamento dal 63 al 68 c'è ritornato poi dal 94 al 2002 come presidente della Commissione Permanente delle Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati e componente della giuria del Senato e degli affari delle comunità europee. Ma per la scuola e per l'università vorrei ricordare come tra il 96 e il 2000 ministro della pubblica istruzione nei governi Prodi e D'Alema e del MIUR 96-98. Vorrei ricordare come membro del Consiglio Superiore della Magistratura tra il 2002 e il 2006 ha fondato e presieduto la rete europea dei consigli di giustizia ed è stato membro del Parlamento europeo dal 2009 al 2014, come vicepresidente della Commissione Affari Giuridici e membro della Commissione Cultura e Scuola. Attualmente è presidente del Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica e presidente del Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica nella Scuola, direttore della rivista Education 2.0. Vorrei aggiungere alcuni ricordi personali. In conferenza CRUI, il primo documento sull'orientamento e il tutorato di cui ho già parlato e l'impegno che lui ha messo per attuare tutto ciò in quello che noi creammo, che è GEO, Giovani Educazione e Orientamento, che è un consorzio interuniversitario che ha lavorato per promuovere e portare avanti queste idee. Il suo incoraggiamento a fondare la rivista Università e Scuola che ho diretto per 10 anni, l'impegno per l'innovazione e le riforme, il lavoro assieme per i grandi documenti, assieme a grandi persone come Luzzatto e Giacobazzi. Ma lo vorrei ricordare a tutti voi, per quello che è nel mio cuore profondo e che già il nostro sindaco ha ricordato, che è la riforma dell'università. Il 3+2 oggi in attuazione non solo in tutta Europa, ma nel mondo, per ridurre la dispersione, anche se, come è stato detto, non è stata capita, nonostante si è cercato di diffonderla in tutti i modi. Ha avuto dei problemi l'attuazione della riforma. Perché?
perché la gente non è andata a vedere cosa andava davvero cambiato, perché l'innovazione era troppo grande. Conteneva l'autonomia e l'autodeterminazione nelle scelte e la relativa responsabilità. Conteneva l'articolo 6 sui requisiti di accesso per evitare duplicazione e garantire il successo formativo e saldare la scuola e l'università. Conteneva l'orientamento come perno dell'innovazione e della scelta responsabile dei singoli in un percorso che offre molte diverse piste. Anche questo ancora non capito del tutto. E la condivisione con il mondo del lavoro e i famosi comitati di indirizzamento che potevano cambiare radicalmente l'università. E un altro punto che voglio ricordare importante di questa riforma è l'obbligo di definire obiettivi ed esiti che erano attesi, erano auspicati in ogni percorso formativo. Ma non è solo questo che ha fatto come ministro. Ha fondato la formazione degli insegnanti. In Italia eravamo gli ultimi. C'erano solo 4 paesi africani che non avevano ancora costituito la formazione degli insegnanti. E la legge del 94, a cui Silvana Schiavi, che è qua presente, aveva contribuito, non era ancora stata attuata. Bene, lui ebbe la forza di non mollare, aveva tutti contro, ma fondò quella legge di formazione degli insegnanti in cui si prevedevano 4 aree, quella della formazione alla professionalità docente, quella della formazione disciplinare, quella della laboratorialità che doveva saldare questi due elementi e quella del tirocinio che integrata nelle altre doveva garantire l'acquisizione nella pratica della didattica costruita con le competenze che venivano prodotte dalle altre aree. Il tirocinio quindi per la pratica professionale preparato all'università e condiviso con la scuola. Lo voglio ricordare per la difesa della ricerca in didattica disciplinare, non solo disciplina e non solo pedagogia, sono due cose diverse. Lo voglio ricordare per la forza con cui ha sempre sostenuto la collaborazione scuola-università come principio ispiratore. I principi sempre da lui difesi sono la cultura di tutti i cittadini che include l'educazione scientifica e tecnologica. L'educazione scientifica a partire dalla scuola dell'infanzia, valorizzata per la sua capacità di educare e formare guardando il bambino e non il programma di insegnamento. Lo studente al centro nell'educazione, nella formazione e nell'istruzione. Le parole chiave che lui ha sempre ricordato a tutti noi: scelta, autonomia e responsabilità. L'ultimo documento che ancora non è conosciuto e che secondo me è molto importante è il documento sulla formazione in servizio degli insegnanti. Un documento in cui si propone che la formazione degli insegnanti sia uno sviluppo professionale guidato dall'università nella scelta dei bisogni formativi su linee guida generali di qualificazione chiara, istituzionale e valutata. Luigi, abbiamo cercato di attuare queste tue idee perché la mission che abbiamo è dalla scuola della conoscenza e delle competenze, dai programmi delle discipline alla progettazione unitaria del curriculum, dall'insegnamento sequenziale delle materie ad un processo di insegnamento e apprendimento personale, coinvolgimento di chi apprende. Questo documento è stato prodotto proprio in uno dei suoi convegni sull'educazione scientifica. Noi a Udine abbiamo cercato di attuare la formazione in servizio degli insegnanti così, con una collaborazione di 20 atenei, con una modalità in cui ciascun insegnante sceglie un percorso tra 168 crediti formativi possibili e approfondisce ciò di cui ha più bisogno in una struttura in cui può scegliere, può approfondire ciò di cui ha bisogno e può lavorare in un contesto qualificato. Io voglio solo ricordare che tutte le volte che ti ho incontrato ho imparato 1000 cose. Grazie, grazie di essere qui da noi e di insegnarci ancora qualcosa di sicuro, perché sono certo che sarà l'ennesima prova che imparerò tantissimo, come sempre, ogni volta che parli tu.
Grazie professoressa Michelini. Dopo questa bellissima testimonianza, io cedo la parola ad Alessandra Missana, già direttore dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, Regione Friuli Venezia Giulia, Veneto e Umbria, che ci offrirà anche la sua personale testimonianza. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il magnifico rettore per questo graditissimo invito, ringrazio il professor Vianello per la cura e per la capacità di coinvolgimento di tutte le conferenze, le presentazioni che vengono raccolte in questi momenti, in queste aperture che fanno del bene alla nostra comunità e a tutta la popolazione udinese, non solo. Ho conosciuto Ricreazione nella sua versione non ancora definitiva. E per la verità, quando l'onorevole Berlinguer me l'ha inviato, me lo sono letto d'un fiato, come si ascolta un brano nel suo crescendo, senza che mi venisse mai meno l'attenzione, la pura verità, con il desiderio di lasciarmi catturare dai ragionamenti, dalla storia, dai principi, dalla volontà, con la sensazione di averli davanti, quei protagonisti, gli insegnanti, gli studenti, e di capirli, di condividere, di sentire con loro. Poi l'ho riletto con cura e condivisione e l'ho letto con cura e condivisione perché ancora una volta il giovane Berlinguer, questo è, mi invitava a guardare con occhi nuovi e responsabili all'education, nella consapevolezza che la scuola e l'università sono i luoghi della questione sociale, che la formazione di qualità deve essere per tutti e non finalizzata unicamente a selezionare la classe dirigente, che è diritto di ciascuno studente imparare ed imparare ad imparare, dare il meglio di sé, usare la sua testa, diventare un individuo utile per sé e per gli altri, operativo, indipendente, capace di essere visionario, coraggioso, anche un po' utopista, anche di camminare sull'orlo del caos, direbbe il De Toni della complessità. È una lunga storia d'amore la mia con la scuola. Quando ci incappi e ci guardi dentro, è fatta. Non c'è scampo. Ricreazione, libro di alta pedagogia, scritto dal pedagogista per eccellenza, mi ha sostenuto verso la consapevolezza che la scuola è anche un fatto mio e che l'università è anche un fatto mio. Mi ha investita di una enorme responsabilità, irreversibile. Questo libro, sono certa, che dovrebbe diventare il libro di testo per ciascuno che si per ciascuna persona che si appresta ad entrare nel mondo della scuola e per ciascuna persona che desideri rigenerarsi, riformarsi. Chi può essere più autorevole dell'onorevole Berlinguer per stimolarci verso una visione complessiva della formazione, per guardarla osando di volerla cambiare, di liberare questa formazione, questo mondo, dai pesi e dalle pastoie che l'hanno imprigionata per troppo tempo. Basta leggere, come ha detto la professoressa Michelini, la sua ricchissima biografia. Da ognuno dei luoghi della politica che l'onorevole Berlinguer ha abitato, ha dato il suo trascinante, competente e autorevole impulso alla scuola e all'università, facendo il punto sul ruolo del sapere, dell'education, su quale fosse il messaggio da trasmettere ai giovani perché imparino a vivere e a gestire la complessità. Ho avuto l'onore di conoscere l'onorevole Berlinguer nei tanti anni del mio impegno all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica del Ministero, del MIUR, che aveva come finalità principale proprio fornire una formazione iniziale e in itinere agli insegnanti e quello anche di sostenere una didattica innovativa, un nuovo modo di fare scuola. E questa attività si è sviluppata attraverso propri ricercatori, con il contributo delle università, e vedo qui tantissimi docenti che hanno fatto parte del nostro comitato tecnico-scientifico, e attraverso la costruzione di progetti. Si badi bene, per progetti appunto non si intende il disegnare un percorso, riempirlo di alcune attività, dare degli esiti, contabilizzarlo. Per percorso si intendeva proprio, per progetto si intendeva proprio un percorso culturale, e quindi mettendo al loro posto tutti quelli che ci chiedevano di contabilizzare relativamente
alla fatica spesa all'esito del progetto. Si trattava quindi di sostenere una didattica non trasmissiva, interdisciplinare, interistituzionale, in ottica reticolare e sistemica. E questo modo di accompagnare la scuola nel suo processo di innovazione, ben evidente nel volume Ricreazione, a mio avviso è sempre stata la vision dell'onorevole Berlinguer. Nel suo libro lui ci mette davanti al dato di fatto. Sostenere la scuola equivale a sostenere la società. L'inattività significa accettare la disfatta. Molti convegni organizzati con le insegnanti, con gli insegnanti delle tre regioni che ha citato prima il professor Vianello, in particolare in Veneto, ricordo, e che hanno visto ovviamente la partecipazione dell'onorevole Berlinguer, ricordo in particolare alcuni di questi appuntamenti avvenuti in Veneto, in cui presentavamo il lavoro svolto da centinaia di istituzioni scolastiche. Anche in quel caso, diciamo, più che un progetto, avevamo avviato un processo che sarebbe poi diventato patrimonio degli insegnanti. E consapevoli loro del loro impegno profuso e sapendo chi sarebbe stato l'ospite, si sono iscritti in 750 per un convegno di formazione, il massimo della capienza, insomma, erano 500 persone, non sapevo come gestire la cosa. C'era un entusiasmo proprio di cuore. Ma perché questo? Perché si sapeva che l'ospite era l'interlocutore per eccellenza, quello che avrebbe compreso gli sforzi della scuola per arrivare a quegli obiettivi di formazione e di apprendimento, avrebbe capito e avrebbe sostenuto. E così è stato. Decine sono state le testimonianze e tutte sono state poi pubblicate nella rivista Education 2.0, sulla quale ancora moltissimi insegnanti stanno lavorando e che vi invito a frequentare. Sono certamente le azioni di governo a cambiare le sorti del paese, ma questa scuola militante è quella che favorisce il ribaltamento delle sorti della scuola. Non a caso Berlinguer afferma che il cambiamento viene dal basso, dalle tante esperienze fatte nelle scuole, a volte in solitudine, con docenti che ci provano, ben consci della loro responsabilità. La scuola e l'università devono molto a Berlinguer, moltissimo. È un amico dell'istruzione, non solo un uomo politico costantemente attivo. In questi anni in cui la professione docente è stata colpevolmente avvilita e svilita, è stato proprio Berlinguer il punto di riferimento certo, a sostegno di quel formidabile lavoro che fa il maestro, che fa il professore. Sa lui che quella del docente è una professione di alta responsabilità e ad alto tasso motivazionale. Rottamatore della prim'ora, è lui il primo rottamatore, non crediate, è ben consapevole che l'autonomia scolastica si è scontrata con un forte apparato che per il solo fatto di esistere produce norme dall'alto che limitano la libertà di chi opera sul campo. È lui il rottamatore, l'uomo politico più giovane che io conosca, che si batte per cancellare una per una le norme, e sono centinaia, che soffocano l'autonomia. Leggete quel libro. Cita nel volume, tra le altre cose, una tavoletta babilonese con inciso: la gioventù di oggi è corrotta nell'anima, è malvagia, empia, infingarda. La sfiducia è sempre la stessa, no? Ecco, a volte recitando la parte dei grandi, dimentichiamo di essere ancora capaci di guardare con occhi coraggiosi, miti, rivoluzionari, come i giovani sanno fare. La forza di Berlinguer per me è su affrontare l'education insieme con intelligenza, grinta, piglio, volontà, ma anche con estrema dolcezza e riguardo verso i nostri ragazzi, con estrema fiducia verso di loro. La nostra gioventù è la meglio gioventù e lo vediamo anche oggi con i ragazzi del Fango volontari a Genova. È questa la nostra grande bellezza, è questo insieme di sentimenti che mi trasmette Ricreazione, che mi trasmette Luigi Berlinguer, il mio ministro. Grazie. Grazie dottoressa Missana per questa bellissima testimonianza. Bene, entriamo ora nel vivo della presentazione di questo libro, Ricreazione,
su cui io dirò una semplice battuta. Lo trovo particolarmente pertinente a questa serie di incontri che abbiamo definito aperture, incentrate sulla cultura. Infatti questo libro, di piacevole lettura, ha dei contenuti di altissimo livello proprio perché il cuore del libro ha come tema la cultura nelle sue varie manifestazioni. Come è stato già ricordato, si parte dalla cultura umanistico-musicale, sottolineo musicale, per passare a quella scientifica, a quella tecnologica e poi sottolinea ancora di più la cultura del lavoro, un tema particolarmente delicato e attuale nella contingenza sociale e politica italiana. Grazie professor Berlinguer per questo suo contributo e passo immediatamente la parola all'amico Pietro Greco, grazie, che ringrazio nuovamente. Grazie, grazie professor Angelo Vianello, grazie anche al magnifico rettore Alberto De Toni, avete usato delle parole troppo buone nei miei confronti, e grazie a Luigi Berlinguer per aver accettato di far presentare il suo libro a una persona che non è minimamente esperta di scuola, come me, e quindi io lo leggerò come lo deve leggere un cittadino del XXI secolo, che vive in un'era che si chiama era della conoscenza. Grazie anche ad Alessandra Missana, perché ha utilizzato molte delle parole e dei concetti che volevo utilizzare io, e quindi mi ripeterò alquanto. Ma volevo esordire sostenendo che questo è, per l'appunto, come è stato detto, non il libro di un lettore, di un già rettore, di un politico, di un ministro, è il libro di un visionario, di una persona che ha una visione, che ha uno sguardo lungo, che immagina e lavora per costruire il futuro. Non ne abbiamo molti di visionari oggi in Italia, forse nel mondo, non so, ma bisogna saper riconoscere coloro che hanno questa straordinaria capacità. Ed è anche un libro che è una sorta di folgorazione, almeno per me, sebbene io conosca da tempo Luigi Berlinguer, ogni tanto cerco di collaborare per quando mi è possibile con lui e di tenere dietro al suo passo giovanile, che diciamo qui è difficile star dietro. Quando ho letto il libro sono rimasto folgorato, nel senso che per la prima volta ho visto una luce, ho aperto una finestra su un mondo che mi era nebuloso, che mi era poco chiaro, e quindi è davvero il libro di un visionario che ha sortito una folgorazione. Per di più è ben scritto e quindi si fa leggere tutto di un fiato. Ma come cittadino devo dire che voglio sottolineare soprattutto i contenuti. Questo è un libro che riguarda la scuola in un'era particolare che è giusto definire l'era della conoscenza, come molti definiscono. Ma non è solo un libro sulla scuola nell'era della conoscenza, è anche di più, è un libro della scuola per l'era della conoscenza, ovvero per un'era democratica della conoscenza, perché non è detto che la società della conoscenza, così come noi la stiamo costruendo, sia necessariamente intrinsecamente democratica. Anzi, più volte assistiamo all'utilizzo della conoscenza come fattore di esclusione invece che di inclusione sociale, e questo libro ci dà i presupposti per lavorare alla costruzione di una società democratica della conoscenza, dove la conoscenza sia un fattore, insomma, assolva il suo ruolo naturale quale fattore di integrazione sociale e non di esclusione sociale. E non è un libro che riguarda un qualcosa di marginale rispetto alla società nella quale viviamo, perché la scuola è il fondamento, è la base stessa della società della conoscenza. Quindi è un libro che entra nel cuore stesso della società nella quale viviamo. E ponendo tre problemi già nel titolo, quindi particolarmente efficace anche la scelta del titolo, che alla lettura di un non esperto di scuola, di un cittadino qualsiasi, meritano straordinaria attenzione. Il primo è ricreazione,
nel doppio senso di necessità di creare una nuova scuola, perché siamo in un'epoca che è effettivamente di transizione epocale. Molti definiscono questa era della conoscenza come la terza grande transizione nella storia dell'economia e della società dell'uomo. Dopo la transizione dalla società della raccolta e dell'allevamento, che è stata la società umana per circa 200.000 anni o giù di lì, 10.000 anni fa abbiamo inventato come specie sapiens, abbiamo inventato l'agricoltura e l'allevamento. Questo ha comportato un cambiamento strutturale della società, a partire da quello demografico. Da 5-10 milioni siamo diventati 400-500 milioni in tutto il mondo, ma soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione della società, gli stati, le città, il lavoro non immediatamente adempiuto per sopravvivere, per acquistare cibo, ma appunto anche per consolidare la cultura. Bene, poi c'è stata la rivoluzione industriale, un po' più di recente, e infine c'è questa rivoluzione della conoscenza. E quindi viviamo davvero in una grande epoca di transizione. Ciascuna di queste epoche è stata accompagnata da una rivoluzione nella scuola. Io penso che la rivoluzione oggi nella scuola sia ancora più importante di quella che si è avuta 200 anni fa, quando cominciavamo a costruire le aule così come le conosciamo adesso, almeno ancora in Italia, ma anche forse 5.000, 6.000 anni fa, quando sono nate le prime scuole, grazie a quella rivoluzione di cui prima. Quindi ricreare la scuola, ma ricreare la scuola facendone un ambiente nella quale è piacevole vivere e non è una costrizione vivere, non è una richiesta di sacrificio, come è stata per certi versi anche con successo in epoche passate. Oggi la scuola può e deve essere un luogo dove è piacevole vivere, perché è piacevole imparare, e dobbiamo riuscire a trasmettere non solo la fatica del sapere che c'è, ma dobbiamo riuscire a trasmettere anche il piacere del sapere, che è forse ancora più fondamentale. L'altro grande tema che pone è quello della qualità della scuola. Noi dobbiamo viviamo appunto nella società della conoscenza, e la qualità della scuola, la qualità dell'insegnamento, la qualità della formazione dei nostri giovani, partire dalle scuole materne fino all'università in quel modo integrato che è stato per l'appunto riconosciuto, è assolutamente fondamentale. Quindi la qualità e poi la democrazia. Giustamente si dice una scuola di qualità per tutti e per ciascuno. Vedete, questo della democrazia, della scuola per tutti, poi vediamo, discuteremo un attimo se abbiamo tempo sulla scuola per ciascuno, ma la scuola per tutti è stato un elemento fondante, diciamo, della cittadinanza scientifica, almeno della cittadinanza sociale e civile negli ultimi 50 o 60 anni. Il diritto all'istruzione è stato riconosciuto come un diritto inalienabile dell'uomo. Oggi è molto meno scontato. In molti paesi l'istruzione viene sempre più considerata, anche non troppo lontani da questo, forse da qualche tempo anche in questo, viene considerata come un qualcosa, un appannaggio per i figli delle classi superiori. Qualcuno dice ci sono troppi laureati d'Italia, persino il macellaio o il figlio dottore. Non lo diceva solo una canzone di qualche decennio fa, ma anche il ministro di qualche governo fa questo lo dice. Beh, questo è un'assoluta, consentitemi, diciamo, un'assoluta sciocchezza, diciamo, non solo non è equo, diciamo, è proprio una sciocchezza, perché se noi vediamo che vediamo le ultime classifiche, le ultime statistiche che sono state pubblicate dall'OCSE sul come va il mondo della scuola e dell'università in tutto il mondo, scopriamo che i paesi più dinamici sono paesi in cui la scuola, 20-25 anni di formazione, sono diventati, diciamo, appannaggio della maggioranza della popolazione. Oggi il 66%, due ragazzi su tre in Corea del Sud sono laureati tra i 25 e i 34 anni. Il 60% in paesi come il Giappone, molto diversi tra di loro, come il Giappone, il Canada
e la Russia e così via, il 40% della media OCSE, il 40% della media europea. E in Europa l'Italia ha il numero di laureati minore tra i 28 stati dell'Unione, e tra i 40 paesi dell'OCSE solo un paese è inferiore all'Italia, a meno laureati dell'Italia in termini relativi, la Turchia. Peccato che la Turchia è in una fase di rapidissima ascesa e fra 2-3 anni avrà il 30% di laureati superiori al nostro modesto 22 o 23%. Saremo gli ultimi tra i paesi OCSE. E questo perché non abbiamo compreso che il fattore democratico è non solo un fattore di democrazia, ma anche un fattore di efficienza della società. Conviene alla società che le persone siano formate. Qualche riflessione sulla qualità. Ieri su Repubblica, neanche a farla apposta, sembrava un contraltare al libro di Luigi Berlinguer e di Carla Guetti, vorrei ricordare la collaborazione di Carla, ma al libro di Luigi, indicava attenzione perché le nuove tecnologie informatiche, internet, i social network e così via, stanno, come dire, minando alla base le capacità cognitive dei nostri ragazzi. Sono un grande rischio. E questo mi ha rafforzato nella convinzione che oggi avrei dovuto fare un piccolo sfoggio di cultura e ricordare che come questo problema dell'erosione della memoria, parlavano appunto di erosione della memoria questi studiosi ripresi da Repubblica ieri, è un problema che si è posto niente meno che Platone, quando racconta l'invenzione dell'alfabeto che il dio Thoth fa rendendo omaggio al faraone Tammuz. E immaginando che il faraone si compiaccia di questa straordinaria invenzione dell'alfabeto, e Tammuz, che però era una persona saggia, non era così distruttivo come lo sono stati alcuni ieri, ma Tammuz risponde attenzione perché c'è un rischio che chi acquisisce l'alfabeto e comincia a scrivere non esercita più la memoria e la perde, quindi attenzione. Non solo le opportunità, ma ci sono anche i rischi. E questo ovviamente occorre tenerlo in conto. Però, se mi è consentito, diciamo con molta modestia e senza una piccola critica al grandissimo Platone, forse Platone non aveva considerato che effettivamente l'irruzione di una nuova tecnologia importantissima, qual era quella dell'alfabeto, avrebbe rotto degli equilibri sociali. Per esempio proprio in Egitto la classe degli scribi acquisì il potere grazie alla padronanza di quella tecnologia, al monopolio di quella tecnologia, e quindi si poneva già allora un problema di democrazia del sapere, ma anche un problema di natura cognitiva. Bisogna che la memoria, la cultura, la capacità di apprendere tradizionale non venga smarrita. Però probabilmente Platone aveva sottovalutato il fatto che l'introduzione di queste nuove tecnologie rompono degli equilibri, certamente li rompono, e quindi sono un fattore anche di rischio, creano, come ogni distruzione, crea delle rovine, però quando una tecnologia è così grande e profonda qual è stato l'alfabeto, e l'equilibrio si ricompone e si ricompone ad un livello più alto. Oggi nessuno si sognerebbe di dire che l'alfabeto e la scrittura sono un rischio. Oggi tutti riconoscono nell'alfabeto e nella scrittura lo strumento attraverso cui l'uomo appunto ha ricomposto un equilibrio cognitivo ad un livello estremamente più alto di quello precedente. Ora, non vorrei fare facili paragoni, ma a me pare che l'insieme delle nuove tecnologie informatiche che sono a nostra disposizione sono in qualche modo paragonabili alla tecnologia dell'alfabeto. E questo mi sembra che nel libro di Luigi Berlinguer emerga chiaramente. Sono paragonabili a quella, e quindi certamente operano delle distruzioni, creano dei problemi, ma è altrettanto vero che queste tecnologie ricomporranno dei nuovi equilibri ad un livello
molto più alto di quelli precedenti e creeranno un modo di capire, un modo di conoscere molto, molto diverso da quello cui noi siamo stati abituati da una scuola che ha le sue radici in alcune migliaia di anni ormai. Ecco, quella scuola bisogna ricrearla per l'appunto. Un altro elemento che mi viene molto in mente quando leggendo questo libro è il che fa peraltro riferimento a questo scrittore per l'infanzia che è Gianni Rodari, forse il più grande scrittore per l'infanzia che l'Italia abbia avuto insieme a Collodi. È un grande poeta come Collodi. Lui a un certo punto, Rodari, proprio all'inizio degli anni 60, smette di scrivere fiabe, racconti, filastrocche, eccetera, eccetera, i cui personaggi sono i personaggi dell'orto, Pomodoro, Cipollino e così via, e inizia a scrivere il primo di queste opere, Il pianeta degli alberi di Natale. E nel pianeta degli alberi di Natale scrive una frase poetica, per l'appunto, che è un libro in sé, diciamo. Io scrivo questo per i bambini di oggi, astronauti di domani. Che cosa significa? Poi lo spiegherà Gianni Rodari in seguito nella grammatica della fantasia. Nella grammatica della fantasia spiegherà, vedete, noi siamo vissuti fino alla mia generazione, quella di Gianni Rodari, che è un po' quasi la mia, ma non esattamente, ma siamo vissuti in generazioni in cui le conoscenze dei padri non erano molto diverse dalle conoscenze dei nonni e il modo di trasmettere la conoscenza ai padri non è stata molto diversa dal modo di trasmettere la conoscenza ai nonni. Oggi viviamo in un'epoca, sosteneva Gianni Rodari, in cui il modo di acquisire le conoscenze, il mondo in cui vivono, il mondo tecnologico in cui vivono è completamente diverso. In un mondo che questi bambini vivono in un mondo che i padri, quando erano bambini, non hanno conosciuto, e men che meno i nonni. Viviamo in un nuovo mondo. Ecco, quello che valeva allora, Gianni Rodari era stato colpito da questo sviluppo delle tecnologie che si era avuto proprio alla fine degli anni 50 con la missilistica, i razzi che andavano a vedere la faccia nascosta della Luna, ci facevano vedere letteralmente cose mai viste prima, fu molto colpito, insieme anche a un altro grande scrittore italiano che era Italo Calvino. Però Rodari si pose il problema appunto di un nuovo modo di insegnare, di un nuovo insegnamento, e scrisse quel meraviglioso libro che è La nuova grammatica della fantasia. Ecco, questo libro è, diciamo, anche se in uno stile diverso, è un libro che ci invita a scrivere una nuova grammatica della fantasia, una nuova grammatica della fantasia per la società della conoscenza. Io penso che sto prendendo già abbastanza tempo, ma volevo dire essenzialmente due parole, ritornando da un lato sulla qualità. Ecco, il modo di insegnare, probabilmente in questa nuova scuola, che è tutto da sperimentare, che è tutto da costruire, in questo libro noi troviamo alcune linee guida per non sbarrirci, ma ovviamente il nuovo insegnamento andrà riconsiderato, io penso, sperimentato, verificato sul campo, cosa funziona e cosa non funziona, ma soprattutto teorizzato, e questo libro si sforza, e a mio avviso ci riesce per quel che conta, il mio avviso, ci riesce perfettamente perché si pone con una chiave teorica molto forte, interpretativa molto forte. E allora questo libro segna o riconosce la necessità di segnare la fine dell'insegnamento top-down, dall'alto in basso, dalla cattedra. E questo è estremamente, estremamente importante a mio avviso, perché riconfigura nell'insegnante un ruolo affatto diverso. Se fino adesso è stato l'insegnante sostanzialmente l'agente che trasmette la cultura, tentando di recuperare il gap cognitivo che lo divide dal ragazzo, dal bambino, oggi è molto diverso, proprio perché la cultura è molto più diffusa, molto più facilmente accessibile.
l'informazione più che altro, più che la cultura. È chiaro che per trasformare quella grande massa di informazione che è a disposizione di tutti, io oggi viaggiando in treno mi sono reso conto che portavo con me in un 10 centimetri per 5 una quantità di memoria superiore alla intera biblioteca di un'università. Posso avere nella mia memoria nuova, direbbe Platone, qualcosa come alcune decine di migliaia di libri. Ce l'ho costantemente con me quando vado in treno, quando... E questo una volta semplicemente non era possibile. Ma ovviamente io trasformo questa quantità di informazione facilmente accessibile in cultura se riesco a metabolizzare, a capire, a comprendere, a navigare. E quindi il nuovo ruolo dell'insegnante è di guida che connette e non più di agente che trasmette. Io penso che questo sia un po' la metafora del nuovo. Ma l'altro grande elemento, e poi chiudo davvero, che vorrei sottolineare, quindi oltre alla necessità di avere una qualità della scuola che riconfigura il ruolo dell'insegnante e dello studente, che è al centro di tutta l'attenzione di Luigi Berlinguer, l'altro è il problema di avere la scuola per tutti, laddove significa non solo accessibilità a tutti. Questo è un problema che si pone anche per la rete. La rete internet è democratica non solo se il sapere che c'è nella rete è accessibile a tutti, ma se tutti possono produrre il sapere da mettere in rete, che è cosa un po' diversa. E la stessa cosa vale per chi utilizza la rete anche per aumentare, per formarsi, e quindi per i ragazzi. Quello che è importante non solo rendere accessibile la formazione scolastica ad ogni livello, dalle materne fino all'università, al maggior numero di persone possibili, ma anche ed essere profondamente democratico, e questo è particolarmente segnato in questo libro, consentire a tutti e a ciascuno di sviluppare le proprie potenzialità, che sono diverse in ciascuno. Quindi non una scuola che trasmette lo stesso sapere a tutti, sapendo che chi riceve il sapere, ed è un'addizione del passato, il ricevere il sapere è molto diverso l'uno dall'altro, ma appunto riuscire a vincere la grande sfida della personalizzazione, della capacità dell'insegnante, di questa guida che connette, e sapere individuare le potenzialità di ciascuno e di saperle sviluppare grazie ai nuovi strumenti tecnologici che ci sono. Tutti questi, chiudo davvero, sono una grande sfida, una sfida epocale, la sfida di un visionario. E mi viene in mente, parlando di visionari, un altro grande visionario che è stato Vannevar Bush, il consigliere scientifico del presidente Roosevelt, che nel 1945 realizzò un rapporto che si chiamava Scienza, la dimensione priva di confini, che a tutt'oggi viene considerato il manifesto della politica della ricerca, non solo negli Stati Uniti, ma nel mondo. Ora, Vannevar Bush parlava ovviamente di come fare degli Stati Uniti non solo il paese leader che stava vincendo la guerra, ma anche il paese leader nel nuovo ordine mondiale che si sarebbe costituito, nel nuovo equilibrio per l'appunto, che si sarebbe costituito dopo la guerra. E ravvisava nella conoscenza scientifica, nella produzione di nuova conoscenza scientifica, il fattore strategico. Ma quel fattore strategico prendeva senso, diceva Vannevar Bush, soltanto se c'è una scuola e un'università che sono in grado di formare, lui lo diceva in maniera apparentemente utilitaristica, di formare i cervelli di cui il paese ha bisogno. Senza la scuola, senza l'università, non è possibile innovare, non è possibile avere un paese leader nel campo della, non la chiamava così, nel campo dell'economia della conoscenza. Bene, oggi questa è la condizione. Senza la scuola, senza l'università non è possibile. Ma Vannevar Bush aggiungeva un'altra cosa. L'intelligenza, e quindi l'interesse per il paese di valorizzarla, non risiede soltanto nei ricchi, nelle famiglie ricche,
dei giovani di famiglie ricche che possono permettersi di pagarsi una retta all'università o al miglior liceo. Appartiene, si distribuisce statisticamente in tutte le classi sociali, diamolo per scontato questo. E allora è compito, lo diceva un conservatore, Vannevar Bush era un conservatore, conservatore illuminato, ma un conservatore. È interesse del paese che tutti coloro che hanno le potenzialità possono accedere alla scuola e all'università. Quindi la democrazia cognitiva come strumento e come fine di una saggia politica, non solo politica della scuola e della ricerca scientifica, ma di una saggia politica tout court. Grazie. Ringraziamo vivamente illuminante diciamo commento o considerazioni che hanno preso lo spunto da questo libro Ricreazione. Appare evidente il ruolo fondamentale della conoscenza che deve essere trasmessa alle nuove generazioni, cioè alla formazione dei giovani, ruolo centrale di tutte le scuole, per creare una società più democratica e dove questa scuola sia aperta a tutti, indipendentemente dalle classi o dal censo. Mi sembrano dei messaggi molto importanti. Ecco, lo ringrazio ancora di tutto cuore ed ora cedo con grande piacere la parola al professor Berlinguer. Prego. Naturalmente il primo moto dell'animo in questo caso è quello che sono io a ringraziare l'Università di Udine, la città, coloro che hanno voluto parlare all'inizio di questa nostra manifestazione, perché io sono l'autore, insieme a Carla Guetti, di questo libro che viene qui presentato, quindi è un regalo che voi avete fatto a me, non che io ho fatto a voi. E poi, dopo avervi sentito, il rischio è che io vi creda. Perché ho l'impressione che abbiate un tantino esagerato, insomma. Io mi sono anche girato per vedere chi era quel signore di cui voi stavate parlando, perché sinceramente che mi sembra che l'amicizia, la simpatia, l'affetto che mi lega a tutti voi vi abbia un po' fatto perdere la misura, ecco. Lo dico sinceramente perché non c'è stato solo un momento in cui io mi sentivo un po' più realisticamente coinvolto, quando Pietro Greco ha detto: siamo in presenza di un visionario, che nell'accezione comune vuol dire di un pazzo. Poi ha precisato che ha una visione, e quindi di un miracolato, come dire. Però poi la sostanza di quello che lui dice credo che corrisponda. Io invece, nella sostanza un po' ridimensionata dopo il primo approccio, e cioè che per svolgere un'attività come la nostra non si può non guardare lontano, perché noi costruiamo un'attività educativa, di insegnamento, di apprendimento, in cui entrano i bambini e i ragazzi, ma la messa a frutto di quello che loro imparano avviene successivamente, lungo l'arco di tutta la vita. E quindi deve essere l'immagazzinare tutti quegli elementi che tendono a formare la persona, che però hanno un effetto come la penicillina retar, cioè successivamente, non subito, anche subito. E questo è chiaro che deve proporci che l'impianto di tutta questa attività, le misure che si prendono, le novità che si introducono, devono guardare lontano. Io ho l'impressione che il modo in cui abbiamo costruito le nostre istituzioni educative
metta costantemente a rischio questa esigenza, perché esse sono sostanzialmente gestite in un'ottica di organizzazione della scuola, dell'università e così via, in cui l'urgenza del quotidiano diventa soffocante e lega le mani ai ministri, lega le mani ai rettori, lega le mani ai presidi, lega le mani agli operatori che devono rispondere all'urgenza di una serie di questioni che spesso diventano preponderanti. E quindi si perda di vista che insieme alla soluzione dei problemi quotidiani, che non si possono trascurare pena il fallimento dell'attività, e la rivolta degli utenti che vogliono vedere risolti problemi anche congiunturali, però non si abbia né il tempo né lo spirito soprattutto di sapere dove va l'opera che noi facciamo. Ecco, e questa è la ragione per cui Furio Honsel citava quella battuta: il mondo è cambiato, e voi sapete quanto, ma la fotografia di un'aula di ottocentesca, ancora dal momento in cui si poteva fare o la fotografia o comunque un ritratto di quella cattedra, di quei banchi, del crocifisso, delle altre suppellettili, è uguale, identica. E noi abbiamo procrastinato questa immagine in un paese in cui gli edifici scolastici sono stati essi stessi un elemento che irretisce questa soluzione, fino a dire che la conversazione in inglese o suonare uno strumento o fare un esperimento scientifico è la stessa cosa che fare una lezione di storia, e l'audience è la stessa. E se voi mettete 25-30 alunni in un'aula che parlano tutti l'inglese, l'esito è la Babele, perché si perde con questa cultura che ha pietrificato i nostri edifici, omologati in un modo inaccettabile, che fa giustizia della ricchezza delle discipline e delle forme di didattica, che cambiano continuamente per ragioni oggettive, non solo di sensibilità di chi lo fa, ma oggettive, questo elemento che ha pietrificato ha legato le mani. E ha legato le mani un altro aspetto: l'iperdisciplinarità, come mi pare si debba chiamare, cioè che tutta l'attività di apprendimento si ferma all'apprendimento di una singola disciplina o di un'altra che si somma a quella, salvo la scuola elementare, ovviamente, che infatti per questo ha avuto il successo che ha avuto, perché parte con un sapere già ricomposto e non atomizzato. Guardate l'orario della scuola secondaria: a prim'ora c'è italiano, a seconda c'è inglese, a terz'ora c'è matematica, a quart'ora c'è scienze, c'è un intervallo da un'ora all'altra, dai 65-70 secondi ai 120, non si scambia un'opinione fra un ragazzo e l'altro su quello che si è discusso nell'ora precedente, non si riflette in modo che questo possa creare quelle condizioni di apprendimento con l'apporto di tutti, e l'unico momento che dura 10 minuti è appunto la ricreazione, che non è solo l'unico momento. Guardate, questa è una cosa selvaggia, che a guardarla con gli occhi di chi crede nella complessità del sapere e nella ricchezza delle forme di apprendimento e di insegnamento che interagiscono continuamente, è una bestemmia, è un non senso, è fuori dalla logica. E per questo dico che certe volte le strutture impongono risultati che non sono quelli dovuti. Io tornerò su questo argomento. Ciò che oggi è in grado di far saltare questo impianto è proprio il web.
non solo per la sua ricchezza comunicativa, per cui ragazzi italiani possono parlare con i loro colleghi finlandesi senza difficoltà, ove si creassero le condizioni perché lo possano fare. Non serve a niente, forse non serve a niente, ma si apre un altro mondo, laddove loro devono avere costantemente l'apertura di questi mondi, perché può darsi che al momento in cui diventano adulti, quella non sia più una lontana provincia dell'Oriente o del Nord orientale. Ma non è solo questo. Non è solo l'aspetto tecnologico, perché né l'insegnamento, né la televisione, né la radio, per fare degli esempi, sono venuti meno a questa cattedra da cui promana la trasmissione del sapere. Non questa cattedra che è titolare del sapere, perché questo è indiscutibile che è così. Chi insegna è chi sa, e c'ha l'autorità di chi sa. Ma perché deve promanare in questa forma unidirezionale? L'idea di chi studia non è considerata l'idea dello studio non è considerata dalla tradizione scolastica del nostro paese, perché si studia il pomeriggio a casa. E tutta l'organizzazione scolastica è per il momento della trasmissione, o dell'interrogazione, o del compito in classe. E quindi di una verifica fredda, di pura registrazione del sapere. Naturalmente poi ci sono migliaia di insegnanti che hanno una tale forza interiore e che cambiano perché sono portatori del grande valore di insegnare. Però la norma, la struttura è quella, non si sfugge. Che cos'è che rivoluziona? La novità del web sarà importantissima dal punto di vista tecnologico, che non conosce frontiere, che salta il mondo, che ha quella enorme rapidità, quella essenzialità. Ma la più importante è l'interattività, che è l'essenza dell'educazione. L'essenza dell'educazione è la circolazione, è la filosofia contemporanea. Io sono uno storico del diritto, mi sono occupato del diritto più antico d'Italia, quindi di un certo periodo antico, quindi non è che non ami il passato, lo amo, perché senza il nostro passato noi non esisteremmo, e senza quello scoglio che c'è nel Mediterraneo, oggi pressoché morto, lasciatemelo dire con dolore, quel concentrato cerebrale che ha dato i natali ad Omero, ad Euclide, un po' più in là ad Archimede, e a Socrate, a Platone, ad Aristotele, da cui sono uscite idee senza le quali io non sarei qui a dirvi queste cose, e che ora, oggi, sta morendo, è sparito completamente dalla storia contemporanea. Quindi non è che io non veda il passato, ne sono consapevole, però badate, l'interattività non c'è mai stata, forse l'attività peripatetica socratica, ma era un'elite, perché in quella stessa società c'erano gli schiavi e c'era un alfabetismo pressoché totale. E non si può paragonare anche per questo. Io sono convinto che l'interattività è una rivoluzione straordinaria, perché nello stesso modo in cui il docente dà il compito al ragazzo, che poi se lo fa a casa, se lo fa in aula, se lo fa in un altro momento e gli risponde, e che poi tu glielo correggi e poi ritorna, e poi si ritorna sopra e poi si contamina con altri scolari, con altri studenti, offre delle possibilità straordinarie di questa permanente interattività. La filosofia contemporanea è interconnection, non è solo la parola che circola di più. E questo perché è possibile? Perché c'è stata, oltre alla scoperta, oltre all'algoritmo e quanto segue, c'è stata la mondializzazione. Coloro che resistono a queste novità, anche con preoccupazioni legittime per le distorsioni che qualunque innovazione tecnologica porta, inevitabile, inevitabile. Coloro che resistono non vedono però il seme che è stato gettato e come frutterà, ha ragione Pietro, perché questa bomba andrà crescendo e scoppiando e portando risultati. E noi dobbiamo imparare che ogni volta che si crea una novità c'è un atteggiamento che dice
non lo posso capire, non riguarda me, io sono un uomo di cultura, ma non mi far vedere quelle cose, eccetera, condannando se stesso progressivamente all'analfabetismo, perché non potrà più comunicare né leggere niente che gli venga o inviato o prodotto. È la stessa cosa dell'alfabeto. Quando Herr Gutenberg si è inventato i caratteri mobili, è l'esempio subito successivo a quello dell'alfabeto. E Gutenberg ci ha regalato la possibilità che miliardi e miliardi di uomini leggano un libro. E prima erano gli scrivani. E guardate, un manoscritto, un incunabolo miniato, è più bello di un libro stampato, qualunque sia l'editore. Ma sapete quanto è più bello? E i nostalgici del bello, relegato a quello, sono coloro che però vogliono che si leggano solo codici miniati. E sarebbero state qualche decina o centinaio, migliaio nel mondo. Oggi i lettori possono diventare miliardi. Allora questo significa nella storia qualche cosa? Ti puoi opporre all'innovazione perché hai il germe di una regressione culturale? Qualunque innovazione ha il germe. Se tu vai sempre in automobile, le gambe che fine fanno? È chiaro che ti devi mettere d'accordo col fatto che... Però io sono venuto da Tessera, ho provato a venire a piedi, ma ho pensato che fosse meglio arrivare in automobile. Non ci sarei arrivato. Dico bene. E allora, venga in automobile da lì a qua, ma poi ogni giorno fatti il tuo trotto, perché altrimenti sparisci. È il modo in cui si migliora ciò che l'innovazione produce e lo si adegua alle esigenze della cultura. La reazione non è quello di rigettarlo per il solo fatto che non ci si è abituati, diciamo, perché è un fatto di pigrizia mentale, una cosa di questo genere. Non ci si cimenta, non ci si cimenta. Allora, il punto è che non si può avere una politica educativa senza guardare al futuro e senza guardare al progresso e senza cogliere tutto quello che è il progresso. E la Missana citava una questione che io ho citato, una tavoletta babilonese, dove era scritto: questi ragazzi non si sopportano più perché sono maleducati e non imparano. Però tutte le volte che si vede qualcuno che non vuole innovare nella scuola, la prima cosa che dice è: questi ragazzi sono distratti, sono maleducati, non sono interessati, non conoscono il dittongo, non sanno mettere l'accento giusto sul verbo, del verbo essere. Ma possiamo rispondere in questo modo a questo fenomeno preoccupante, che la scuola in certi casi non appassiona, non attira, non è piacevole? Io ho voluto dare questo titolo provocatorio: ricreazione. Io sono convinto filosoficamente, così non c'è pericolo di essere criticato, filosoficamente, che la molla del sapere è l'eros, è il piacere, è il gusto di raggiungere un risultato. Ma esiste un piacere che non costa? Esiste una rosa senza spine? Esiste il divertimento di correre dietro una palla se non si zappa per 90 minuti fino a sfiancarsi? Ci può essere gioia senza fatica? La scuola è gioia e fatica messa insieme. Perché vuol dire engagement, impegno, vuol dire mettercela tutta. La scuola è migliorarsi continuamente. Però per ottenere questo risultato bisogna che ci sia un qualche stimolo. Può essere l'ordine della mamma, l'ordine del professore, l'ordine di volere il pezzo di carta, ma una scuola di costrizione crea dei distratti, non crea il protagonista di se stesso, crea uno, stavo per dire ad metalla, che venga in qualche modo accompagnato con la forza verso un obiettivo. Questo non può essere l'istruzione, assolutamente. Oltre a quella tavoletta di Babilonese c'è un altro scritto dopo l'anno 1000 che ripete identiche le stesse parole: questi ragazzi sono insopportabili, non capiscono niente, non sanno studiare. Poi ce n'è uno dell'Ottocento che è un verbale che ho trovato del liceo Visconti di Roma,
dove si raccontava tutti i due ragazzi, mentre il professore stava insegnando, aveva attaccato due fiammiferi sotto i pantaloni e gli stavano facendo prendere fuoco, questo è diventato una bestia e così via. Mi pare giusto. Per esempio, io proibirei ai ragazzi di dare fuoco al professore. Questo secondo me è un precetto essenziale che bisogna seguire. Ma detto questo, se è successo, quindi i discoli ci sono solo ora che fanno tutti questi casini a scuola, non è vero, scusatemi, ci sono sempre stati nella storia dell'umanità e ripetono sempre le stesse cose, e noi anche ora ci sentiamo ripetere la stessa lagna di chi dice io non mi ci ritrovo più. Se devo dire una cattiveria, non la riferite, che vengono presi da una sorta di mastrocolite, che è una specie di mal di pancia, per cui, che vi devo dire, non va bene, non mi capiscono. Beh, questo... Sì, se anti seri non me l'hanno mai detto, mi capiscono perché è una dichiarazione di fallimento. Il punto è un altro, che la costruzione, è quello che io dico da tempo, è l'eros che muove tutte queste forze, cioè il piacere di ottenere un certo risultato. È questo che ha ispirato anche tutto il nostro lavoro, ha ispirato questo piccolo componimento. E allora come si fa? Io c'ho un altro ispiratore in questo periodo, devo andarci cauto, ma è così, si chiama Francesco, basta un nome, non ha cognome, sapete, no? Si chiama Francesco. Ho sentito che ha detto, se volete parlare ai ragazzi, non preparategli un trattato bello composto, perché li annoia. Noi abbiamo scritto, dopo il suo insegnamento, non è che... abbiamo scritto gli epistemi confezionati e celofanati e messi ciascuno della propria disciplina, messi dentro come un tutt'uno e trasferiti attraverso le forme tradizionali di quelli che erano i manuali o di chi erano l'impianto tradizionale, non sono il modo di destare un interesse. Si studia per problemi, il che significa problematizziamo la conoscenza. I problemi sull'ignoranza non nascono, quindi la prima cosa è che bisogna sapere. Non si annullano le nozioni o le conoscenze in questo modo. Non le si prospettano manufatte, conchiuse. È la stessa cosa che ha ripetuto Francesco. L'altra cosa lui ha detto, volete, per insegnare ci vuole il villaggio. Ripeteva un proverbio africano. Cioè, non devi separare lo studio dalla società. Noi abbiamo costruito una scuola della separatezza nei confronti di quello che succede intorno. Questo non vuol dire che bisogna soltanto avere la curiosità di quello che succede intorno. Questo non vuol dire quello che succede che qualche volta qualche docente innovatore, fantasioso, simpatico, però si dimentica di fare la disciplina e parla di tutto il resto. Questo neanche può essere accettato. Neanche questo. Perché sull'ignoranza non si costruisce nulla. Però se noi finalizziamo l'apprendimento anche ad un rapporto col resto della società e a comprendere, a penetrare il reale, e quindi non soltanto a sapere ma a capire, e non soltanto a capire ma a proporsi problemi, almeno proporseli, noi forniamo una persona democratica di oggi, altrimenti non ci riusciamo. Quindi l'ambizione della scuola è molto più elevata di quella puramente trasmissiva che ha caratterizzato in questo modo tutto il nostro passaggio. E questo ce lo insegnano anche le neuroscienze. Io non voglio dire qua che siamo in ambiente scientifico, ne voglio fare chi scimmiotta, però quello che avevano scoperto anche i grandi pensatori dell'antichità, quando alcune di queste cose le avevano in qualche modo anticipate, persino profeticamente, oggi gli studiosi del cervello lo stanno dimostrando fortemente. E prima ancora che le neuroscienze fossero arrivate a questo risultato straordinario, fatemi leggere una cosa di una donna italiana per cui ho quasi una religiosa venerazione. Si chiama Maria Montessori. Questa signora è considerata nessuno in Italia. Nel mondo è pieno di conoscenze di questa signora. Ma qui è stata da una cultura... Lo stesso fascismo ci ha messo di suo, ma anche una parte della bigotteria italiana l'ha voluta mettere da parte. L'insegnamento sotto forma di ambiente organizzato. L'organizzazione non deve andare oltre un certo livello. Il bambino vuole imparare,
ha i suoi mezzi per farlo. Bisogna solo aiutarla ad usare questi mezzi. L'apprendimento è uno sviluppo interno, perché il cervello comincia a lavorare da subito. Nessuno sa che il bambino già nel seno della madre sente il rumore e la musica, sente il ritmo del cuore. Che appena nasce, subito dopo, percepisce la differenza fra il suono ed altro. È già dentro un'idea, diciamo, di musica. E poi si interrompe questo. E la scuola non lo coltiva. Non lo coltiva. L'apprendimento è uno sviluppo, sempre Maria Montessori, uno sviluppo interno che segue l'organizzazione del cervello del bambino. Non si possono inculcare in lui le conoscenze che non è preparato ad accettare. Bisogna solo aiutare il normale processo. Ci sono delle regole da osservare in questo aiuto. Esso deve rispettare l'autonomia mentale del bambino, riconoscere che egli impara usando tutti i sensi, ascoltando, vedendo, toccando, e che apprende e si forma facendo e lavorando, che è una sintesi dell'idea che fare e sapere vanno di pari passo. C'è un'idea che noi dobbiamo trasformare la scuola in un luogo di focomelici, perché le mani non si possono usare, perché le mani, it is trivial, dicono gli inglesi, è volgare parlare di mani. E però Benedetto Michelangelo pensa con le mani, e Michelangelo pensava anche con la mano. E come si può separare la mente dal corpo? E questo qui è un'operazione chirurgica traumatica, educativamente traumatica. È una scuola esclusivamente logocentrica, in cui solo il logos conta. Assolutamente indispensabile, senza ragionamento, senza costruzione delle strutture razionali del pensiero, dell'articolazione del pensiero, non c'è cultura. Ma perché deve essere solo quello? Perché deve essere l'unica forma di apprendimento? Quando noi sappiamo che se non ci mettiamo l'emozione insieme al rigore logico, non si apprende, non ti entra dentro tutto. Ha ragione Maria Montessori, il bambino con tutti i sensi. E allora, e poi non solo l'emozione, l'immaginazione, la fantasia, la creatività. La scuola è il luogo per sviluppare la creatività, perché questo forma la personalità e lo rende prossima ad essere poi un essere sociale attivo. L'uomo nasce innovatore sempre, altrimenti non saremmo qui e saremmo nelle caverne. Il periodo che ci ha descritto Pietro, diciamo la verità, l'essere animale non è innovatore, solo in minima parte, ma l'uomo è innovatore pensante, ma è innovatore. E cosa vuol dire imparare? Non esiste essere umano che non abbia luzzolo di imparare qualcosa. Mica dico di imparare rosa rose, eh? Sto dicendo qualunque cosa, di capire perché cosa non funziona così e perché non si possa fare per farlo funzionare meglio. E allora, se questo è il luzzolo, che vuol dire la spinta del pensiero a costruire continuamente novità, bisogna sviluppare l'innovazione. Oggi gli economisti ci dicono che senza innovazione l'economia muore. Prima magari le produzioni rimanevano uguali a se stesse per decenni e per secoli, ma oggi questo viene a sposare il cervello in quanto tale. E quindi voi sapete che l'emisfero destro è il cuore che noi citiamo continuamente, cioè l'emozione, cioè la partecipazione. Non si può costruire un'attività educativa senza mettere insieme questi fattori che fanno camminare la nostra macchina con quattro cilindri, altrimenti se se ne taglia la metà del cervello cammina due cilindri. Non c'è verso. Quindi non rende. E allora questo è il modo in cui noi andiamo ad affrontare il tema della scuola per tutti. Anche questo, ha ragione Pietro, ci sono ancora quelli che dicono: se il macellaio vuol far laureare il figlio che non capisce niente, siamo rovinati. A parte che non è necessario che si laurei, perché ci sono tanti modi di apprendere, di fare. E poi bisogna capire perché non capisce niente. Però tutte le statistiche ci dicono inequivocabilmente che la tenuta di un paese, la sua crescita, e quindi di una società,
è anche data dal numero di coloro che imparano, di quanto imparano e come imparano. E tant'è vero che adesso noi abbiamo il 75% della leva d'età di ogni giovane che raggiunge il diploma scolastico, e non è la scuola che ha portato a questo, non è la spinta scolastica, è la spinta oggettiva della società e delle famiglie, e non solo perché vogliono avere un figlio prete e un altro laureato, i poveri diavoli, no, perché questo è un bisogno. Con la scuola media non si lavora. La società di oggi chiede una preparazione scolastica più ampia, che poi diventa professionale indirettamente. Quindi perché resistere a questo? Certo, io capisco che dà fastidio qualche volta avere delle persone che seguono di meno, è più pesante, io non ho dubbi, però badate, questo è un punto fermo. Poi è anche giusto che sia così, ma io sono d'accordo, Pietro, no? Non solo è equo che il sapere non discrimini e lasci una parte fuori, perché quelli sono condannati, definitivamente, o se si perdono è una failure, come lo dicono gli inglesi, è un fallimento personale che terranno tutta la vita. Allora una società giusta deve cercare di evitare questo fatto, ma non regalando i titoli, eh? Qui non stiamo parlando di lassismo, io sto parlando di fatica, però creando le condizioni per cui ognuno renda al massimo livello delle sue potenzialità. Per questo ho messo non solo per tutti, di tutti, ma di ciascuno. Perché le differenze della gente, dei giovani, degli alunni, portano alla necessità di calibrare l'apprendimento sulla base delle proprie preferenze e di quello che loro vogliono fare di più. Mentre noi avevamo una scuola che tendeva a omogenizzare e a enciclopedizzare il sapere e tendeva a gerarchizzare poi, perché alcune discipline erano più importanti delle altre. C'è cultura in tutte le cose in cui il sapere ha prodotto una novità, da tutte le parti. Non solo, ma c'è cultura ovunque. È il rapporto che gli studiosi chiamano fra apprendimento formale, cioè sui banchi di scuola, sui manuali, e apprendimento informale e non formale, che è questa aggressione che la società ci fa di saperi continuamente. A parte quella banale, che se io voglio vedere un quadro e lo vedo fotografato sul manuale di storia dell'arte, non vedo un quadro, vedo una cosa sbiadita. Se mi portano a vederne anche uno ogni tanto in un museo o dove il quadro c'è veramente, è un'altra cosa. La società oggi ci offre occasioni di apprendimento enormi. Addirittura si calcola che siano il 70% di quello che ognuno immagazzina rispetto al 30% che ha a scuola. Allora perché ci continuiamo a pensare isolati? Compito della scuola è di mettere ordine culturale all'aggressione del sapere che viene dall'estero, da fuori, sia quello del mondo dell'informatica sia quello che la società offre. E quindi ovunque c'è modo di apprendere, di proporsi problemi culturali e scientifici, e quindi marciare in questa direzione. Io voglio dire una cosa, e vorrei che voi la riferiste a Furio a questo proposito. Questo vale però se noi allarghiamo i nostri confini. Io rimasi colpito una volta quando Furio Onsel faceva il consulente matematico di Che Tempo Che Fa, ve lo ricordate? Lui aveva una carriera brillante. Prima di fare rettore andava a fare i giochi matematici. Ha fatto anche un libro sullo studio dei posteggi, dei parcheggi, perché lui è un matematico con fantasia, vero? Bene, era lì che Fabio Fazio lo faceva parlare per aiutare il suo ragionamento. E poi a un certo punto Fabio Fazio disse delle cose dispregiative su quello che noi chiamiamo oggi il processo di Bologna, che in Italia è stato tradotto nel 3+2, cioè il fatto che bisogna marciare. Questo è uno, lo confesso davanti a voi, uno dei miei peccati, di aver voluto che si potesse raggiungere un titolo di laurea europeo e non soltanto nazionale. E che per far questo bisognava avere due livelli di laurea e poi uno successivo ancora, perché i paesi più forti avevano già articolato i titoli di studio, perché il mercato del lavoro è articolatissimo. E l'idea che l'unica laurea possibile sia quella di 4 anni non funziona più nel mondo evoluto. Ma noi dobbiamo sostenere questo,
ci sono degli illustri latinisti o altro che dicono che io ho sfasciato l'università perché ho imposto il cosiddetto 3 più 2. Io sentii che Fazio disse: ora poi c'è questa storia che ci sta rovinando del 3 più 2. E ho visto che si è alzato in piedi Furio. Io non lo conoscevo allora, lo ascoltavo perché era simpatico sentire quei suoi. E disse: guardi che questa è la più importante, è un po' matto, l'importante riforma dopo la grande riforma del primo 800. Humboldt. Ho detto: no, un momento, mettiamoci i limiti giusti, non scomodiamo Humboldt adesso. Ma lui sostenne con energia, glielo volevo dire per ringraziarlo, glielo ho detto anche altre volte, che si doveva partire dall'articolazione dei titoli, si doveva creare le condizioni perché il titolo di studio che prende ogni ragazzo di ogni parte di Europa abbia un valore su tutta l'Europa e perché si crei anche nel mondo, nel mercato del lavoro, dove la gente va a lavorare, una unità sul territorio europeo. Oggi la tendenza dei nostri ragazzi è questa. I poverissimi non ce la fanno a studiare all'estero, non ce la fanno andare a lavorare all'estero, ma guardate che il mercato del lavoro solo nazionale è asfittico, sia quello, il mercato di chi lavora, sia il mercato più generale. Non si regge lo scontro col mondo, non si regge. Saremo pieni di cinesi, come lo dico, e questo ci fa piacere, se però trovano posto anche i nostri. E allora per fare questo bisogna creare la circolabilità di chi ha un titolo in mano. E perché un laureato in matematica in italiano non può andare a insegnare in Svezia? Perché gli svedesi hanno la matematica svedese e noi abbiamo la matematica italiana. Vi rendete conto qual è la cultura conservatrice che c'è ancora talvolta in casa nostra? I nostri colleghi, Alberto, talvolta hanno un po', alcuni dei nostri, un po' paura di guardare fuori. Forse perché non si può fare un concorso che valga in Italia e la Svezia, non lo so quale sia la ragione, non voglio dire cattiverie, però non può un intellettuale non guardare al fatto che abbiamo bisogno di una laurea europea. E questo è il processo di Bologna, che tra l'altro nei paesi nordici e altrove sta camminando. Oggi aderiscono al processo di Bologna. L'Europa ha 28 stati, ne aderiscono 46. Il Nord Africa, parte dell'Asia. Non c'è altra strada, non c'è altra strada. Ebbene, questo è un freno. Voglio ricordarlo perché Furio si pronunciò in un modo drastico in quell'occasione. Bene, un altro elemento voglio ricordare è che tutto questo che io vi sto proponendo si può fare perché c'è una legge che sancisce l'autonomia scolastica. Quando è stato detto all'inizio, io me lo ricordo, ci fu una mezza rivolta nel mondo di un palazzo che sta a Viale Trastevere e che ha alcune centinaia di dipendenti che si occupano di una cosa che si chiama l'amministrazione scolastica. L'amministrazione scolastica. Norme su norme su norme per andare avanti la scuola. L'autonomia scolastica deve ridurre quel palazzo a un appartamento. Io lo dico con consapevolezza di causa, cognizione di causa, ma non per licenziare la gente. Per carità, ma se vogliamo ridurre l'apparato dello Stato, che è quello che costa, l'amministrazione è il punto da aggredire, perché crea intoppi. Adesso io sono contrario a quei genovesi che dicono che è colpa dei TAR o di altro se hanno avuto l'alluvione. Forse esagerano, però è vero che si ritarda tutto in questo paese. Siamo il paese del nulla osta, siamo il paese del permesso, dell'autorizzazione, che deve essere data da tre uffici diversi perché uno non basta. E allora noi dobbiamo essere, persino se c'è l'autonomia non c'è l'amministrazione scolastica, c'è solo una funzione di indirizzo del governo. Certo, i piani di studio, come si chiamano, i curriculi devono essere nazionali, almeno nazionali se non europei, non possono essere locali o regionali, e così la circolabilità dei docenti su tutto il territorio nazionale. Ci sono alcuni punti fermi, ma non c'è bisogno per questo di avere quell'apparato di amministrazione. Questo va superato con energia. Non è impossibile. Naturalmente queste cose si fanno con la gradualità necessaria. Abbiamo fatto tutte le misure di progressiva attuazione, ma qui è la visionarietà, la capacità di vedere. Questa è una prima cosa assolutamente indispensabile. Oggi l'autonomia è il punto chiave. Perché autonomia significa che le scuole si possono adattare alle esigenze del proprio
programma di studi che dentro una cornice nazionale comune però si articola sulla base delle più diverse esigenze, non solo dei singoli discenti, ma anche dei territori e così via, e marciare verso una forte carica di fantasia intellettuale e di inventiva per trovare le forme per cui i ragazzi vengano in qualche modo coinvolte in questa operazione. Io lo aggiungo anche per quel che riguarda la cultura del lavoro, non aggiungo altro, ma il ragazzo che sta a scuola e poi di colpo va a finire in un luogo di lavoro non sa da che parte darsi. Non dico che debba imparare a lavorare a scuola, non dico che bisogna anticipare la formazione, anche se i tedeschi l'hanno fatto in un altro modo e funziona molto di più di noi, quindi qualche cosa dobbiamo guardare in quel mondo. Però dico che la cultura di ciò che svolge all'esterno delle mura scolastiche deve essere uno degli elementi di riflessione che inducono il ragazzo, il bambino, no, più che altro il ragazzo in questo caso, a andare avanti, a costruire. E poi bisogna mobilitare le emozioni. Io devo spendere una parola sulla questione della musica, oltre che della curiosità scientifica. La curiosità scientifica, il bambino, perché Picasso diceva che è nato pittore, è vero, però. Se entrate in una scuola elementare, le pareti sono piene di disegni, poi dalla scuola media sparisce tutto. Ma è vero questo, non è colpa della scuola media, è quell'altro impianto. E il bambino è nato, ha la curiosità dello scienziato. Il vocabolo che usa di più è perché o come. Allora questo va sviluppato in tutto l'itinerario scolastico. E per fare questo bisogna costruire un tipo di apprendimento che è basato su questo. Perché un tipo di apprendimento basato su questo forma il cittadino responsabile. La musica ha questa forma straordinaria perché scatena la persona. Scatena la persona. O che voi accendiate Radio 3 mentre state sfaccendando, o che andiate a un concerto, o che sentiate un'altra forma di programmazione musicale, è difficile che il vostro piede resti sempre fermo dove era. È difficile che restiate pietrificati. Sentite dentro qualcosa. E in più, con una gradevolezza che non è facile trovare in altre discipline. E con una fatica, signori miei. Perché la nostra idea è che bisogna imparare non solo ad ascoltare, quello viene dopo. Bisogna imparare o a suonare o a cantare. La musica è quello che si suona, eh. E per imparare a suonare bisogna che a scuola si insegni a suonare. E se si insegna a suonare si scatena la personalità di chi impara. La prima cosa che si insegna è ad ascoltare in silenzio l'altro o il silenzio. La musica, prima cosa che insegna è il silenzio. La seconda cosa è che quando è la musica d'insieme c'è un enorme rispetto dell'altro. Non solo per non stonare, non c'è concorrenza. È educativo dal punto di vista sociale. Poi si sa che per poter suonare bene bisogna ripetere quell'esercizio dalle 100 alle 300 alle 400 volte. Si fatica di più che a fare un'equazione di matematica, te lo dico io. Come fatica. Forse si gode un po' di più, questo però non lo voglio mettere in discussione. È una battaglia che abbiamo iniziato, eravamo in quattro e ci consideravano non visionari, matti completi, eh? In quel palazzo, mamma mia. Io ho sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri che un giorno sì, uno no, parla di scuola. All'inizio non ci ho creduto, confesso. Però ora continuo a dirlo. Quindi io sono là a fare la sentinella perché il parlare diventi fare. Però è già molto che ne parli ogni tanto. E lui è un tipo strambo, ci sono quelli a cui è simpatico, altri che lo considerano antiestetico perché non rientra nella nostra cultura tradizionale. Tutto quello si vuole, però parla di scuola. Poi ha detto che vuole mettere la musica nella scuola. Beh, allora io me lo abbraccio costantemente, lo confesso. Perché mi ha convinto su questo, lo devo dire sinceramente. Perché la musica nella scuola cambia la scuola. Non si può trasmettere con una lezione
suonare o il pianoforte o la tromba o un altro strumento. Bisogna esercitarsi a fianco. E il sapere e il saper fare sono stretti intimamente. E attraverso il fare si sa e si costruisce e si crea cultura. E si muovono tutti gli emisferi del cervello, tutti. A questo punto. Si produce al massimo. Quindi questa è, prima di tutto, un piacere. E mi pare poco, a me basterebbe. Poi è una utilità massima della scuola. E poi contamina di sé il resto. Quindi c'è proprio una ragione. Però mi dovete dire, perché non si insegna la musica nella scuola in Italia? Perché non è cultura, così è stato detto. È puro divertimento, non è cultura. Ora, si può accettare una bestemmia, una riedizione cacofonica della sonata Kreutzer in questo modo, per cui non ci interessa, non sono adatto a... Vi rendete conto di che cosa si è privata? La metà dei cittadini tedeschi fa parte di un'orchestra, compreso nell'universo i bambini e i vecchi, voglio dire, la metà. Se loro hanno il PIL leggermente più alto del nostro, non sarà la musica, ma certamente contribuisce a un tipo di studi che li rende più produttivi o più capaci di misurarsi. E questa è la novità sulla quale insistere. L'altra cosa che volevo dire è... Poi vi voglio aggiungere una cosa. Noi celebriamo, grazie a Pietro Greco, che l'ha suggerito a me, a Pisa, martedì prossimo, un convegno su Galileo, musicista. Figuratevi. Perché il padre di Galileo, che si chiamava Vincenzio Galileo, era un grande musicista, uno dei grandi italiani, che proprio alla fine del Cinquecento hanno contribuito alla rivoluzione musicale. Perché oltre alla rivoluzione scientifica di quel periodo là, seicentesco, eccetera, nel mondo c'è stata la rivoluzione musicale. La grandissima Grecia, la grandissima Latinità, che suonavano la cetra e altre cose bellissime, e anche Achille suonava la cetra nella tende dei Mirmidoni, ci narra l'Iliade. Però ecco, questo aspetto in quell'antichità la musica era elementare, era pitagorica, era numerica, era melodica. Questi signori hanno contribuito a creare l'armonia, la polifonia, il contrappunto, le premesse della grande musica contemporanea, che invece è esplosa. E oggi i repertori sono una cosa come le grandissime biblioteche. E uno di coloro che ha contribuito era Vincenzio Galileo, che ha spinto il figlio a studiare la musica, e lui suonava il flauto. E lui ha contribuito scientificamente, ci diranno gli scienziati, gli studiosi che parleranno martedì, ha contribuito scientificamente a questo cambiamento della stessa musica. E quindi questo è un esempio che io tengo molto nel cuore, per voi comprendete, ma è qualcosa che ci dice che l'Italia è stata questo, benedetti Dio, abbiamo avuto questi giganti. Ma perché scordarli? Perché scordare il loro insegnamento? L'ultima cosa che vi voglio dire è la seguente. Noi dobbiamo insegnare, dobbiamo fare in modo che i ragazzi apprendano, i bambini apprendano in una scuola che chiamiamo Learning Centered Education, cioè una scuola con la centralità dell'apprendimento, dell'imparare, che significa che quindi i docenti sono delle guide intellettuali, sono dei coach, sono degli allenatori, sono una condizione indispensabile, ma molto più responsabile, molto più difficile per sviluppare tutte le potenzialità che sono dentro gli allievi. Ma bisogna spingere gli allievi a costruirsi il proprio itinerario di studio, nel senso che gli sarà indicato dal maestro, dal vero maestro con la M maiuscola. Gli sarà indicato, sarà seguito, sarà corretto, sarà indirizzato. Però deve fare lui questo. I laboratori dove sono i professori che fanno gli esperimenti e gli ragazzi stanno a guardare, e ce ne sono tanti, non vanno bene. Non è quella esperienza scientifica. Ma anche il proporsi un programma di studio è importante. Anche l'errore può servire, tornandoci su, a imparare. E questo a cosa ci serve? Ci serve anche per la democrazia, amici miei. Perché noi pensiamo che per educare alla Costituzione e alla democrazia basti far leggere la Carta Costituzionale, che va letta. Però letta può non appassionare. Può non appassionare. Io sono professore di giurisprudenza, ero, e quindi mi ci sono crogiolato nelle norme.
ma se vado a cercare di vedere una ginestra su un ermo colle e devo scrivere che quel sempre caro mi fu quell'ermo colle e poi nel pensier mi fingo e poi è non dolce naufragare in questo mare, io mi sento un altro. Senza comprendere la poesia, a scuola è inutile andarci. Però ci possiamo affermare che questa visione leopardiana, lasciatemelo dire, dell'istruzione della scuola significhi rifiuto della professione, rifiuto della società, fastidio per le cose concrete. Non è giusto questo. Io mi domando quanto possa produrre un imprenditore che non abbia mai letto, mai, che non abbia mai cercato un ermo colle. Non so se sarà bravissimo, ce ne sono anche alcuni, ma se noi dobbiamo educare un popolo perché diventi un bravo imprenditore, un bravo operaio, un buon avvocato, guardate gli avvocati quelli che hanno più difficoltà, perché le norme poi inaridiscono, ci vuole quella cultura, ma ci vuole il senso della professione. I tedeschi ci stanno insegnando questo, che loro penetrano la professione mentre stanno studiando, non la considerano la strumentalizzazione del sapere nell'interesse della borghesia, perché questo bisogna escluderlo in tutti i modi, ma non è questo il vero rischio. È quello di trovare cultura nella professione anche. Se no, questi, anche l'istituto professionale, per esempio, sarà condannato in partenza a girare i bulloni di Charlie Chaplin. Ma perché ci deve essere sempre questa contaminazione, questo giro? E allora, secondo me, questo serve anche a formare, come diceva Pietro, il cittadino responsabile, oppure l'operatore sociale. Gli imprenditori dicono insegnate il problem solving alla gente, ma non glielo puoi insegnare con una paternale o facendogli una disquisizione sociologica. Il modo migliore del problem solving è metterlo di fronte ai problemi mentre sta imparando e attraverso le stesse discipline risolvere problemi intellettuali e poi problemi di vita. Io vedo un legame strettissimo fra l'imparare e quindi essere colto, ma insieme proporsi i problemi della vita e della società. Per quanto riguarda la società, è il modo di essere dell'economia e quindi la professione. Per quel che riguarda la vita, naturalmente, oltre agli aspetti della vita in senso lato, il punto centrale è la democrazia. E tu diventi cittadino democratico se sei un cittadino responsabile. Che cos'è democrazia? Certamente è impetrare i propri diritti e gridare per avere il rispetto dei diritti, ma non basta, tu devi essere parte della partecipazione della vita di questa società e della sua democrazia. Democrazia oggi è partecipazione, non solo rappresentatività. E quindi ognuno deve essere, mentre impara la storia o l'italiano, imparare ad essere responsabile verso il suo risultato di studi, per esempio, o verso la convivenza con gli altri colleghi. E qui è, secondo me, la ricchezza di questo intreccio fra cultura e professione. Io finisco con un ricordo, perché sono passato ora venendo con la macchina di Alberto, insomma del rettorato, nella piazza, quella bellissima piazza che voi avete con la cattedrale, e mi sono ricordato di una cosa, ve lo dico ad captandam benevolentiam vostram, un po' ruffianesco, scusate, ve lo dico, ma l'ho sentito questo sentimento. Sono passato in piazza e mi sono ricordato d'amblè, come succede ai vecchi, no? Che ripescano soprattutto la memoria del passato, una memoria mio, presbite, perché vede lontano. E mi sono ricordato di essere arrivato un giorno in quella piazza, c'era un freddo cane di notte alle 9 d'inverno, perché dovevo tenere un'assemblea, perché si doveva decidere come partito. Allora, forse a voi non è noto, vi rivelo un segreto, era il Partito Comunista. Ecco, io sono venuto qua e dovevo fare un'assemblea se era giusto o no fare l'Università di Udine,
perché era in discussione. C'era qualche altra città che non era felice, c'era l'idea che non si dovesse proliferare. E poi come nasce un'università? Qui non c'è una grande biblioteca, non ci sono le strutture, come si fa? Fu una discussione. E io mi ricordo che mi avevano detto vai a discutere, perché mi mandavano sempre nei luoghi dove c'era un po' di subbuglio, mi volevano bene. Allora insomma è successo che sono venuto qua e mi sono ricordato in quella piazza oggi quel freddo. E però poi ho detto, insomma, perché io poi ero molto riluttante alla moltiplicazione delle sedi universitarie, perché ero professore anch'io e noi professori siamo così, però poi politicamente ero convinto che questa cosa, siccome c'erano le risorse umane che volevano fare, che volevano investire, in qualche modo promuovere, orientammo la scelta. Forse tu ti ricordi qualcosa. Ho anche un po' scritto. Sì, infatti. E decidemmo poi di portare al partito a Roma il fatto che qui bisognava farla. Insomma, troviamo il modo, il migliore, ma bisognava farla. Voi mi avete ripagato. Grazie di cuore all'onorevole professor Berlinguer per questa sua illustrazione ricca di contenuti che hanno rivelato una freschezza di ragionamento e dei contenuti brillantissimi che pochi hanno, a dimostrazione che la mente in certi casi non invecchia mai. Sono molte le cose che lui ha sviluppato, i temi, però faccio una breve battuta solo su un aspetto che credo molto attuale. Dal suo ragionamento, da uno dei suoi tanti spunti che ci ha offerto, è emerso evidente che qualsiasi riforma di qualsiasi livello della società non può essere fatta senza una visione precisa della società, cioè senza una precisa cultura di cosa si intende per società, cioè una visione culturale della società. Purtroppo in un clima come l'attuale, in cui tutti vogliono fare riforme, non si capisce granché, ma spesso riforme che non hanno un background culturale alle spalle. Questo è il grande dramma di questo momento, questa è la mia interpretazione. Per cui per questo richiamo io la ringrazio profondamente. Ecco, ora abbiamo due interventi già programmati e quindi invito il professor Stefano Stefanel, dirigente del liceo scientifico Marinelli. Buonasera, e sarò abbastanza telegrafico perché il onorevole Berlinguer ha già detto tutto quello che andava detto. Si è parlato di visionario. No, io direi che l'onorevole Berlinguer è stato uno dei pochi che ha saputo immaginare la scuola. Quindi visionario in questo senso, nel senso del greco theorein, di guardare oltre, di immaginare. Proprio per questo io voglio fare, più che un semplice intervento, un paio di domande. Non so se mi risponderà adesso, ci farà un libro più avanti o un articolo, che ne so. Anche perché nel suo bellissimo libro lui non usa quasi mai i concetti di discipline o materie, ma usa il concetto di cultura. Cultura scientifica, cultura umanistica, cultura musicale. Ad esempio su questo punto, io sono stato dirigente della scuola media Manzoni di Udine e ho istituito il corso di indirizzo musicale, per cui metà scuola fa l'orchestra, metà cittadini tedeschi fanno l'orchestra, metà studenti della Manzoni fanno l'orchestra. Quello che chiedo a Berlinguer è che tutte le scuole della provincia di Udine che chiederanno quest'anno di fare l'indirizzo musicale ce l'abbiano, no? Perché lui può intervenire, perché è una cosa che va sviluppata. Ma proprio in questo senso di cultura, lui ha introdotto in Italia l'autonomia scolastica, che è il grimaldello su cui noi possiamo ancora costruire il nostro futuro. Io ritengo che se non ci fosse l'autonomia scolastica, la scuola italiana sarebbe in una situazione di irriformabilità, mentre con l'autonomia scolastica è riformabile. Allora io voglio fargli questa domanda. Quando lui diede vita all'autonomia scolastica, ad un certo punto si fermò, abolì in maniera abbastanza così veloce i programmi, ma non diede delle indicazioni nazionali, lui non diede delle indicazioni e soprattutto non intervenne sugli organi collegiali,
ma si dedicò immediatamente dopo l'autonomia scolastica ad intervenire sul riordino dei cicli e sulla valutazione dei docenti, il celebre concorsone. Per cui io un po' dissento da una lettura che è stata fatta qui, non fu la Moratti che ha cancellato quello che ha fatto Berlinguer, è stata la sinistra che ha cancellato quello che ha fatto Berlinguer, perché è la sinistra che ha attaccato Berlinguer quando era ministro, l'ha cambiato il centro-sinistra, non lo ha cambiato la Moratti. Allora io gli chiedo perché scelse di agire su questi settori su cui siamo impantanati ancora oggi, che ancora oggi discutiamo di curricula e competenze, non abbiamo ancora capito bene come si fa. E se io leggo l'ultima parte del suo libro, il bellissimo libro, per concludere il cambiamento viene dal basso, è una speranza che però è da 20 anni che aspettiamo, che questo cambiamento venga dal basso, perché dal basso io vedo tanta conservazione, onestamente. E quindi evidentemente io gli chiedo perché andò in quella direzione, che era la più complicata e che quella che ha creato maggiore ostilità, e non in quell'altra che era il prosieguo logico dell'autonomia. Anche perché c'è una bellissima frase qui sul che io girerò ai docenti, agli sfortunati docenti del Marinelli che mi hanno come dirigenti, ma ce n'è due qui bravissimi che l'hanno in anteprima: l'attribuzione al docente di un compito da leader riformatore serve a rinsaldare il rapporto tra la scuola e la società. È verissimo. Solo se il docente è un leader riformatore si rinsalda il rapporto a scuola e società, perché altrimenti rimane una cosa stantia. Ecco, allora io ritengo che l'onorevole Berlinguer abbia ancora tantissimo da dire. Mi dispiace che questi due passaggi, il riordino dei cicli e il concorsone, ci abbiano privato di un grande ministro e ci abbiano privato di un percorso culturale che era necessario. Io voglio chiedere se c'è una risposta a questo. Anche perché io un'altra cosa ho apprezzato tantissimo, e concludo veramente perché non è tempo di grandi discorsi, perché vogliamo sentire lui, io apprezzo moltissimo in Berlinguer l'enorme equilibrio che lui ha avuto con tutti i ministri dell'istruzione che sono succeduti. Lui non ha mai attaccato i ministri dell'istruzione, ma ha sempre cercato da ogni riforma, anche da quella che veniva maggiormente attaccata dalla cittadinanza, di trovare un germe positivo. Perché, e questo io l'ho apprezzato moltissimo, non si è preso rivincite, perché un uomo che costruisce non ha un uomo che ama distruggere. Quindi io gli faccio i miei complimenti, diciamo sono un berlingueriano udinese che è dispiaciuto che non ci sia più, e leggo attentamente il suo libro, ringrazio il rettore, la Michelini e l'università per queste belle opportunità che ci dà, e insomma l'ho fatta breve, mi ha detto 2 minuti e sono stati 2 minuti. C'è una seconda domanda programmata e questa volta è una studentessa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Sara Fontanotte, frequento il terzo anno del liceo Caterina Percotto, indirizzo delle scienze umane. Ho avuto l'onore di incontrare il professor Berlinguer a una manifestazione sportivo-musicale a cui io stesso ho partecipato. La cosa che più mi ha colpito è la sua persona, oltre della sua immensa cultura, e la capacità di relazionarsi con noi giovani, con me e la mia squadra. E quindi questa cosa mi ha spinto a voler leggere il suo libro, Ricreazione. E devo dire che alcune parti le ho trovate difficili per la mia preparazione, per la mia formazione, ma alcune molto interessanti, perché ho potuto riscontrare che molti dei punti che ci sono nel libro sono le esigenze che abbiamo noi giovani, noi studenti. La voglia di cambiamento, la scuola che non si adatta al passare del tempo e al cambiamento di esigenze richieste, la passione che viene ad affievolirsi in un sistema che blocca la curiosità e la voglia di novità e molto altro. Quindi mi sono ritrovata un po' nelle parole del professore. Secondo me il libro dovrebbe essere letto da tutti, dagli studenti, dagli insegnanti, tutti quelli che vorrebbero diciamo rimettere a posto la scuola, ricrearla. Nel capitolo L'apprendimento dentro fuori l'orario scolastico si parla di come adesso è strutturato l'orario di lezione, di come non si adattano le ore all'età degli scolari, alle loro esigenze e alle loro capacità. Dopo 5 ore di storia, filosofia, matematica, eccetera, senza poter neanche parlare tra gli studenti, senza poter proferire parola, è veramente dura, senza neanche una pausa, solo la ricreazione. Sentiamo l'esigenza di una piccola pausa tra una materia e l'altra per poterci preparare all'ora successiva e per poter discutere di quello che ci è appena stato insegnato. Il dialogo, infatti, alla nostra età è molto importante. Per quel che riguarda poi le materie studiate, devo dire che l'Italia è un paese pieno di storie dell'arte e quindi il voler eliminare la storia dell'arte, secondo me, è veramente una cosa molto, molto...
pericolosa, sì, anche sinceramente un po' vergognosa, perché abbiamo tantissime bellezze, faccio degli esempi, l'ultima cena, la Rapacis, ma non basta sapere il nome, bisogna anche sapere la storia, ciò che hanno dietro, c'è dietro. E una frase che mi ha molto colpito è: tutte le evoluzioni provengono dal basso, nascono dal basso. E dà un po' di speranza a noi giovani che sentiamo ogni giorno brutte notizie, che non ci sarà più lavoro, che non c'è più niente per noi giovani. Perché ci fa capire che anche noi possiamo fare qualcosa per la nostra scuola. E cosa possiamo fare noi giovani per migliorare la scuola? Negli anni 70 mi è stato detto che c'è stata una specie di rivoluzione dei ragazzi. Dobbiamo arrivare alla rivoluzione per cambiare la scuola, oppure possiamo farlo in modo più pacifico? Grazie. Grazie anche a Chiara. Ci avviamo alla conclusione, però prima di ridare la parola al professor Berlinguer, chiedo se qualcuno del pubblico vuole porre qualche altra domanda e poi chiudiamo. Lancio una provocazione che ho già lanciato a un altro ministro della pubblica istruzione, il professor Tullio De Mauro. Mi sarei aspettato da entrambi un cambiamento che sembrerà di poco conto, ma ha fatto simbolico grandissimo, invece che NEUR, il termine istruzione cambiato in education, volete in inglese ma esiste in italiano. Ecco, Ministero dell'Educazione, come si chiamano molti, forse quasi tutti i ministeri europei, e il nostro è rimasto ancorato, forse il contenuto del ministero è uguale alla sua sintassi. Senza essere troppo prolisso, volevo fare una domanda molto semplice. Io spesso e volentieri mi trovo coinvolto in progetti di scambio culturale all'estero, e quello che noi facciamo spesso è l'apprendimento non formale e quindi tutto quello che è incentrato rispetto alle soft skill e il quoziente emotivo. Come pensa, secondo lei, ha parlato in maniera molto prolungata finora, però se questa potrebbe essere una delle soluzioni alla mancanza che la scuola italiana dovrebbe raggiungere? Cioè. Prego. Mi complimento con il professore che ha portato in campo il problema della medicina, perché esiste, io sono medico, esiste una branca della medicina che si chiama muscoterapia, cioè ci sono delle patologie che vanno trattate esclusivamente con la medicina. Quindi la funzione della musica, che è il suo problema, è importantissima. Perché i centri musicali sono attivi a quelli motori. Grazie. Questa parte della discussione è pericolosissima, perché io quando ho un profondo senso del potere, avendo il potere di un microfono non lo mollo mai. Quindi la mia preghiera ad Alberto è che mi tiri la giacchetta se vado troppo lontano, perché voi mi avete fatto delle domande non così secche. Forse c'è qualche cosina della storia dei governi di quegli anni, illustrata dal primo intervento, da leggermente rettificare. Io lo vorrei fare per parte mia. Allora, io ho incentrato, in quel periodo noi abbiamo prodotto un centinaio di riforme, di norme, di leggi, per affrontare tutti i campi, e forse c'è stato un eccesso di accelerazione, perché poi la reazione delle parti che non erano favorevoli a questo cambiamento e che si sono visti per la prima volta scatenarsi addosso delle novità che avrebbero cambiato, hanno reagito in vario modo, e questo, però ad ogni modo molte di quelle cose sono diventate semi e poi sono venuti crescendo. Però alcune altre hanno tolto di mezzo dei freni che avrebbero comunque impedito anche l'evoluzione che c'è stata in questi anni, perché noi abbiamo ancora un impianto educativo molto arretrato, secondo me molto arcaico. Però abbiamo nella scuola, a differenza di allora, una serie di fermenti culturali
pedagogico-professionali che ne costituiscono la speranza, e poi mi ricongiungo a questo pensiero e vi spiego. Io ho abolito i programmi scolastici, i programmi del superiore ministero, quelli che poi portavano a quel tipo di manuale in cui tutto era irrigidito dentro il manuale, che era una comoda guida per chi volesse imparare soltanto dal punto di vista, insomma, della superficie, ecco, più l'informazione che non la penetrazione del sapere, ecco. Però era l'altra faccia dell'autonomia. Un'altra faccia dell'autonomia era la dirigenza, invece che un tipo di capi di istituto che avevano dei compiti prevalentemente amministrativi, era quella di destinare delle risorse, una legge, alle singole scuole, e poi le indicazioni curriculari nazionali per il curriculum. Non ho fatto in tempo. La prima ragione è che c'è stato un problema di tempo, perché è caduto il governo D'Alema e poi si è cambiato il ministro. Però noi avevamo completato alcune cose, quindi non è che io sono voluto andare via, perché se mi avessero lasciato io sarei ancora lì, ve lo devo dire sinceramente. Ho il senso della misura, forse non sarei ancora lì. Però vi dico che è stata una scelta dovuta alla reazione di alcuni corpi. Il mio partito aveva paura di perdere dei voti, poi non li ha persi, poi non, secondo me non era fondata. C'era però una reazione seria. Questa reazione non è stata solo dettata dalla sinistra. C'è stata una parte della sinistra più ideologica, e questa, se mi permettete, è una malattia che continua, che vive più per tabulas, sventola bandiere, ma che non vuole penetrare dentro i cambiamenti graduali ma efficaci che hanno effetti a crescere. E questa è la differenza fra l'ideologismo e il riformismo. Ve lo devo dire con grande franchezza. Quella era una linea riformista. Però io ricordo che quando ci fu la manifestazione davanti al Ministero dell'Istruzione per il cosiddetto concorsone, c'era un banchetto, e sul banchetto c'erano in piedi, e non era molto grande, per cui io tremavo per loro, c'erano due persone. Uno era il capo di Alleanza Nazionale, poi era uscito un po' dalla politica, Fini, e l'altro era Valentina Aprea, che brandivano bandiere ed altro perché io me ne andassi il più presto possibile. Quindi non è solo la sinistra. La reazione di una parte, la destra voleva abolire tutto. L'accordo di Berlusconi fu di cancellare la riforma dei cicli. La Moratti è stata il killer, diciamo la verità. Ma la decisione era politica, sono sicuro di questo. Lei potrebbe anche dissentire, ma queste sono rilevanze. Naturalmente c'era una parte della sinistra che credeva delle idee, e secondo me le crede tuttora, a cui ho accennato prima io, cioè quest'idea della cultura come qualcosa di totalmente separato dal reale, per paura che il capitalismo freghi la cultura. Ecco, su questo io sono pronto a discutere. Se il capitalismo frega la cultura, io sono completamente contro. Ma non è lì il punto adesso. Quella che si considera il rischio della scuola italiana, che è la privatizzazione, che alimenta i cortei studenteschi, non so quanto consapevoli, è questa reazione, la privatizzazione. In Italia non esiste. Non esiste questo problema, perché non c'è un cane di capitalista che se la comprerebbe questa scuola, glielo dico io. Perché non gli rende, perché non gliene importa niente. Non è quello il problema. La difesa di quella scuola pubblica, che vuol dire di monopolio statale, che viene fatta ogni giorno, è consolidare questa scuola pubblica, e questo è un errore grave della sinistra, a cui manca la capacità di penetrare teoricamente e praticamente il bisogno di cambiamento, che qual è? È quello che si possa in qualche misura cambiare il sistema educativo. Questo qui è il punto centrale. Le indicazioni nazionali sono venute dopo di me, è vero, sono state scritte dopo, non abbiamo fatto in tempo noi,
però avendo tolto i programmi scolastici e avendo detto che bisognava fare quelle, poi non si potevano scrivere da un giorno all'altro, ne potevano essere scritte da un politico e basta, lì ci voleva pensiero. E infatti, se voi vedete, le indicazioni nazionali sono più avanti del sistema educativo nel suo complesso. Per esempio lì c'è scritto che la musica bisogna insegnarla, per fare un esempio, ma ce ne sono tanti altri, solo che non si sono create le premesse della costruzione di un sistema alternativo. Alternativo. E la diffusione delle SMIM, delle scuole medie di istruzione musicale in tutta l'Italia è un problema delicato, perché è vero, sono nate sotto il mio ministero le scuole, è la prima volta in cui c'era un tratto di scuola dove si imparava la musica, i quattro strumenti. Però questa non può essere la generalità della scuola italiana. La battaglia che noi stiamo facendo ha due filoni che non siamo riusciti a chiarire abbastanza. Un filone è il percorso che si deve fare per diventare musicista come professione o come interesse prevalente. E quello avviene nei conservatori e oggi ancora in parte nei conservatori, a cui invece è lasciato l'alta formazione musicale, cioè, come dire, insomma, la laurea musicale, per dirla con una parola sbagliata, e perché chi studia musica deve, per diventare musicista, deve fare la scuola media e anche la scuola secondaria superiore, non può non farla, perché non può fare il musicista senza quel minimo di preparazione generale che ci deve essere. E allora la scuola media di indirizzo musicale e oggi anche i licei musicali a modo loro, anche se sono ancora molto fragili, sono un canale, e non si può fare di tutte le scuole medie che ci sono delle scuole medie di indirizzo musicale. Ce ne sono, certamente ce ne sono poche, le hanno fatte soprattutto nel sud, dove per ragioni di raccomandazione clientelare se ne sono messe troppe, mentre a Milano non so quanto, ce ne sono pochissime, e questo è un errore. L'altro è invece l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, che invece è fatto di 2 ore alla settimana, 3 ore alla settimana, cioè i rudimenti per cui lungo il percorso formativo uno riesce a entrare dentro il mondo dello strumento o della voce, però restando facendo tutti gli altri mestieri di questo mondo. Questa distinzione va tenuta presente. Io ho scritto quell'ultimo capitolo, la riforma deve partire dal basso. Ha bisogno di una spiegazione, lì c'è scritta ma non so se sia così chiara. Io ho vissuto per un certo periodo, fino ad ora, negli ultimi tempi, una certa sfiducia nel fatto che il mondo politico centrale comprendesse il significato del cambiamento educativo di fondo, perché seguiva le vicende quotidiane, seguiva le vicende che le associazioni o sindacali o associative eccetera portavano, però una lucidità in una riforma strategica non ce la vedevo e mi veniva difficile sperare, mentre noi abbiamo visto che ci sono centinaia di esperienze innovative nelle scuole che hanno definito in nuce o per un pezzo o per tutto la nuova scuola. Questa è rivista che io ho fondato, Education 2.0, che è stata qua ricordata naturalmente dalla mia biografa ufficiale, che è stata qua ricordata, Education 2.0 si è ingrassata in questi anni riproducendo una serie, riportando e commentando una serie di innovazioni educative. Noi facciamo continuamente riunioni di queste scuole. Vi assicuro che lì c'è un potenziale enorme, intanto di questi insegnanti, che non so perché si fanno un mazzo che non finisce mai, faticano, vanno oltre i loro compiti di istituto e cambiano. E questo avviene per progetti, o avviene anche i singoli insegnanti che nella loro disciplina introducono una serie di novità, silenziosamente, non vengono conosciuti. Questo secondo me è politicamente il punto di partenza. Perché cosa c'è lì? C'è l'accumulo della riforma, perché questa è mutuata dagli stati più avanzati, dalle esperienze dirette, dalla capacità e dalla fantasia con cui si creano queste novità. È inutile aspettare che noi abbiamo ora dal centro una legge di riforma, ma speriamo non si faccia, perché irrigidisce di nuovo tutta la vita. La legge di fondo è l'autonomia, naturalmente dentro delle cornici, come è ovvio, e poi censire tutto, questo vuol dire quello che ho scritto, censire quello che si sta facendo di serio,
riconoscerlo, dare credibilità a quello che stanno facendo, sostenere chi ce la sta mettendo tutta, finanziare quello e da lì far venire fuori il disegno generale. Ora, questo qui sembrerebbe demagogia, ma non è che io abbia voluto fare una cosa demagogica. Vuol dire, l'unico punto di partenza forse è quello, perché l'altro è che il ministro o i parlamentari disegnino una riforma, meglio che non si faccia ora, ecco. Meglio che non si faccia, tanto non si farà, ma ecco, meglio che non si faccia. La partenza è quella, cioè comprendere il valore del cambiamento radicale, profondo, deve nascere dal fatto che ci sono già tutti i semi e tutti gli alberelli che sono sfociati. Poi ringrazio di aver detto che io non ho, non è nel mio stile, dopo che vado via vengono gli altri e dico ma voi non capite niente, no, questo ha ragione. Io ho avuto molta fiducia nel fatto che dopo un periodo di tensione, per cui io ero molto criticato, contestato, ora siamo a mezzo e mezzo mi pare, non lo so, insomma c'è un clima un po' più disteso, ma io penso di doverlo ai miei successori. Mi hanno fatto un regalo, perché la gente poi guarda. Beh, io non ho bisogno di criticarli, guardi, non ho assolutamente bisogno. Non sono buono, forse hai ragione, ma dopo che hanno abrogato una legge già fatta della riforma dei cicli, abrogata, fatta, pronta, tutto, finito, stava per cominciare la sua attuazione. Noi avremmo, come diceva Alberto, risparmiato un anno. Non era fatto per tagliare, perché allora non si parlava di tagli. Si potevano redistribuire una serie di forze, arricchendo l'offerta formativa. Me l'ha spiegato il rettore di una bellissima scuola cattolica di Milano, del San Carlo, che lui se ne intende, mi ha detto, ministro, perché mi chiama così sbagliando, ministro, mi ha detto... Lei non sa, il Concilio di Trento ha inventato la definizione, si chiama damnatio memoriae. Volevano dannare la memoria. Credo che la Moratti abbia, con la legge che mi pare si chiama 240, ha scritto all'ultimo articolo, la riforma dei cicli è abrogata. Mi pare che sia stato un danno grave che ci hanno fatto, molto grave. Allora, alla studentessa, se io vi invitassi a fare la rivoluzione, sarebbe fare quello che quando ero studente volevo fare anch'io. Sono convinto che ci vuole una massa d'urto, che ci vuole forza, perché se no non si riesce a sbloccare questa situazione. Però deve contemporaneamente svilupparsi nel mondo studentesco una riflessione su qual è il cambiamento che si vuole. Perché se si chiede di cambiare e basta, resta lì. E allora bisogna aggrapparsi, per esempio, io ho fatto un esempio, a queste cose che dal basso sono già state costruite, far partire tutte quelle zone in cui hanno già iniziato e poi aprire una discussione. Io non so se quei, posso dire, dirò francamente quello che penso, quei grandi cortei studenteschi che avvengono ritualmente nell'autunno e che sono esplosioni di intolleranza degli studenti verso questo tipo di scuola, però bruta. Non articoli. Poi dicono siamo contro la scuola privata. Distruggetela, fate quello che volete. Ma non è lì il punto. Dovete cambiare la scuola pubblica, che poi non è pubblica, è statale, perché tutta la scuola è pubblica. Statale, capito? Allora bisogna far maturare alcune idee. Io non dico che siano le mie, anche altre, ma che l'obiettivo sia definito come un cambiamento che ponga l'apprendimento al centro e quindi tutte queste cose che sono state dette. Io sono d'accordissimo con l'idea della musicoterapia. Noi dobbiamo insegnare la musica per un'altra ragione, cioè perché ogni cittadino impari. Però il fatto che siano contigui i centri nervosi, il fatto che abbia un potere enorme la musica, questo deve essere anche utilizzato maggiormente a quegli aspetti, sono molto d'accordo. L'ultimo intervento è quello che raccontava le sue esperienze. Non possiamo che sposare quest'idea, l'idea delle soft skills, l'idea di un rapporto con l'apprendimento che non è soltanto formale, è assolutamente giustissimo. Il Comitato per la Cultura Scientifica che io presiedo e che mi è stato citato sempre dalla
mia autorevole biografa, sta producendo un documento adesso sull'apprendimento informale, che noi poi porteremo in giro, e questo forse può essere un elemento che ci può arricchire in questa direzione. Ora basta, Non mi rimane che aggiungere il mio personale ringraziamento all'onorevole Berlinguer dopo questo applauso veramente da standing ovation che ha ricevuto. Grazie infinite, grazie per la sua presenza che ha onorato questa università. E buona serata a voi tutti e grazie per la vostra numerosa partecipazione. Grazie.